Ok. Bene, buonasera a tutti. Ho fatto partire la registrazione, come sapete. Allora, prima di partire con le robe, un paio di robe di organizzazione. Allora, fissiamo l'assemblea il 27, sabato 27 marzo. La facciamo la mattina o la facciamo il pomeriggio? Michele, cosa dici? Il microfono. Microfono. Sì. Ma è un'assemblea, parla di mattina, di sabato, un po' difficile poi avere la gente, non so. Facciamo alle 16 il pomeriggio. Sarebbe meglio, penso, sotto quell'aspetto che ho detto prima. E poi vediamo cosa sarà. Non so cosa pensano Comunque gli noi altri. riusciremo a gestirla sia da remoto che anche in presenza, senza difficoltà. Ok? E allora, sempre in vista dell'assemblea, dobbiamo incominciare a raccogliere le deleghe, delle firme per modificare lo statuto. I fogli sono già pronti, però dobbiamo metterci lì e farlo. Ok? E come facciamo? Boh, io ve le stampo e poi si comincia a raccogliere. Ci dividiamo, io stampo l'elenco delle Bisogna che persone. ci dividiamo un po' le Sì. soci da contattare, insomma. Sì, esatto. Francesco, vuoi dirci qualcosa? Ragionavamo prima con la prof Bassi che forse eravamo prematuro, ma non importa, ormai che siamo qua. Io seguo questi incontri in qualità, di assessore, di dipendente, di rappresentante della Cmecca Svesa, ma anche e soprattutto per priorità, diciamo, in qualità di studente, come è emerso più volte dagli interventi. Io ho praticamente finito tutti gli esami, l'unica attività che mi mancherebbe sarebbe proprio quella della tesi. Avevo già impostato un discorso di tesi su Stregna, che però non è andato a buon fine per il tipo di attività che avevamo pensato. E a seguito anche, in realtà già avevo già avuto contatti in passato con la prof Bassi su una possibile tesi, e a seguito di questi incontri siamo convenuti, abbiamo condiviso l'idea che sarebbe interessante creare un percorso di tesi proprio come dire, in collaborazione a questi tavoli, no? Quindi parallela, ma con vari punti di incontro. E per questo svilupperemo, vediamo adesso, dobbiamo ancora scegliere proprio l'argomento specifico della tesi. Per adesso abbiamo discusso della questione della zootecnia, dello sviluppo di una filiera sulla zootecnia di ovicaprini, oppure sulla castanicoltura, che sono due temi che sono proprio emersi dai nostri tavoli, no? Sono due temi che io sento abbastanza vicini, per quello che mi riguarda, anche per i miei interessi e per la mia attività anche lavorativa, nonché, diciamo, di quella parte abbastanza politica anche, no? Che sono vicine alla mia delega. Su questo abbiamo chiesto a Luca di farmi da correlatore, appunto, per unire i vari lavori, quindi il lavoro di questi tavoli, la mia attività lavorativa e quella da studente. Quindi sfrutterò anche la vostra presenza per il mio percorso universitario. Dico per onestà, per me è una grossissima opportunità, cioè penso che avere questi contatti e queste occasioni per tantissimi studenti delle università italiane sarebbe veramente una grande possibilità che io ho avuto e che altri magari non hanno per i contatti, per i vari fatti, no? Diciamo questo. Bene, insomma, dai, auguriamo a Francesco buon lavoro. Tanto dovremo lavorare insieme, quindi un augurio per tutti. Esatto. E anche la professoressa Bassi, dai, tutto sommato, che dovrà gestirci. Bene, allora, siamo andati molto veloci. Io volevo dare la parola al professor Petenella, però prima di dare la parola al professor Petenella,
5 minuti voglio spiegare cosa abbiamo fatto questa settimana qua o la scorsa settimana, nelle ultime 2 settimane io e la Bassi. Allora, vi ho girato dei documenti via mail, non so se avete avuto modo di approfondirli, però praticamente quello che abbiamo sviluppato in queste ultime 2 settimane di pausa, più o meno, è stato una proposta... Vediamo se ce la faccio qua, scusatemi che... Scusa Luca, metti a fuoco. Sì, sì. Un secondo che ingrandisco anche, perché sennò qua ho già capito che... Allora, praticamente abbiamo definito una serie di attività proposte. Vediamo se riesco a vedere bene. Ok, no, così non va bene. Scusate che ho un po' di problemi di gestione di sta roba. Allora, scusatemi. Se non mi organizzo quale le finestre, non si capisce niente. Ok. Bene. Allora, abbiamo definito, diciamo, in base... L'altra volta cosa avevamo fatto, praticamente? Abbiamo lavorato sugli indicatori, no? E in queste 2 settimane qua abbiamo lavorato su questa colonna qua, no? Che sono le attività proposte, di fatto... Nascondiamo pure gli indicatori, ma per raggiungere i risultati attesi, no? E ci siamo resi conto, comunque, se vi ricordate, no? Avevamo praticamente l'oggetto della nostra azione, che sono i prati, i pascoli, i castagneti, bla bla bla, e poi ci avevamo il tema del soggetto, no? E quindi, diciamo, l'organizzazione dell'associazione fondiaria e il, diciamo, i rapporti con i portatori di interesse in generale. Allora, lavorando soprattutto sulle attività proposte, ci siamo resi conto che molte, ma cioè, l'abbiamo fatto già durante anche i lavori che facevamo insieme, no? E molte di queste attività proposte rientrano in due grandi diciamo, categorie, no? Che sono attività di comunicazione, sia nei confronti dei soci che anche dei portatori di interesse, ok? Ma anche, soprattutto poi quando si va a parlare di prodotti, del tema del marketing, no? Che sono tutte sommato, insomma, forse tranne, adesso non conosco l'esperienza degli altri, però insomma, tranne il professor Petenella, magari Ivana, forse anche Pierpaolo, questo tema qui, almeno io non lo padroneggio per niente, no? E ci siamo comunque permessi di definire, diciamo, nella parte qua generale del progetto, diciamo, quelli che sono i piani da perfezionare in seguito al lavoro che stiamo facendo, che sono appunto un piano di monitoraggio, dove diciamo che dopo che abbiamo definito le quantità, dopo che abbiamo definito se vogliamo le azioni e quando farle, insomma, si tratta di definire un po' le quantità da buttarci dentro, no? Delle cose. Un piano di sostenibilità economica dell'iniziativa, anche perché comunque non è che possiamo raccontarci le favole, se non troviamo fuori le risorse qua rimarranno solamente belle parole. Piano di comunicazione, piano di marketing, e poi c'è anche tutto un capitolo legato, se vogliamo, alla formazione. Vedremo qua magari di farci assistere da qualcuno per sviluppare queste iniziative. Allora, stamattina ho sentito il professor Petenella, perché comunque, siccome insomma anche per la docenza e sicuramente la sua esperienza anche lavorativa, è quello che un po' probabilmente padroneggia di più di tutti noi i temi insomma che stiamo affrontando, no? E col professor Petenella in particolare abbiamo fatto delle piccole riflessioni rispetto a quelle che potrebbero essere di diventare i piani di marketing o anche poi in maniera complementare il piano di comunicazione, perché comunque diciamo lui adesso gli cedo la parola e ci racconta le sue perplessità e poi ci deve salutare alle 18. Nessuna perplessità, assolutamente. Anzi, un atteggiamento di ammirazione del lavoro che fate, che serve per me per capire meglio la situazione. Potrebbe essere, dicevo con Luca, oggi anche utile a voi, perché il mio è lo sguardo di un osservatore esterno, un osservatore che non ha mai avuto la fortuna di venire dalle vostre parti. E le due considerazioni che stavo facendo stamattina sono una
implicita e l'altra invece che ho reso esplicita con Luca. Allora, quella implicita è che mi sono accorto che voi state facendo un lavoro che non è semplicemente il lavoro del business plan di un'associazione, di una singola organizzazione, ma in effetti è un lavoro finalizzato a un progetto generale di animazione di un contesto rurale. Quindi voi vi assumete la responsabilità di essere agenzia del cambiamento del territorio su cui lavorate, e che è un bel salto di qualità, è un bel salto di responsabilità. Cioè, una cosa è dire organizzo bene, che ne so, una latteria sociale, altra cosa invece mi prefiggo di essere tramite l'associazione il motore del complessivo sviluppo locale. E guardando il documento che abbiamo elaborato finora, degli obiettivi, degli indicatori, dei traguardi da raggiungere, allora mi chiedevo, da osservatore locale, che quindi forse ha meno chiare delle assunzioni che voi fate implicitamente, ma qual è, usavo questo termine un po' sofisticato del marketing, il genius loci, cioè l'elemento fondamentale che caratterizza il vostro territorio, il vantaggio competitivo, l'elemento di identità territoriale che voi avete. Volevo banalizzare, se io dovessi dire a un gruppo di miei amici, beh, passiamo sabato e domenica, vi porto ad Erbezzo, e loro mi dicono, mai sentito nominare. Cosa potrei dirgli come l'elemento che motiva e caratterizza il vostro contesto ambientale e sociale? Quello su cui fare leva come elemento di identificazione, nel marketing si direbbe anche di differenziazione, perché andare a Erbezzo e non in un altro contesto? Cos'è che c'è di valore, di pregio, di elemento, di attrattiva su cui fare forza come leva? Proprio anche in termini di comunicazione. Ecco, era semplicemente questo. Niente di particolare, insomma. Ma cosa dite? Facciamo un passaggio di ognuno che prova a commentare magari questa riflessione qua del professor Petanella. Come al solito comincia il presidente Michele Qualizza. Grazie. No, veramente le domande sono è molto complessa, diciamo che immediatamente così mi è anche difficile rispondere, a trovare, cioè, quello che bisogna guardare soprattutto, non so, il nostro ambiente, le situazioni in cui si trovano ad abitare le persone che sono lì, i nostri paesi, come, che condizioni sono, quindi trovare i dettagli così al primo capito non ho nessuna indicazione immediata da poter dare io adesso. Provo a passare la domanda a qualcun altro. Francesco Qualizza? No, Francesco Chiabai, scusami. Va bene, perché metà sono Qualizza. Secondo me questa sarebbe una domanda interessante in realtà da fare agli altri, a chi viene da fuori. Io ogni tanto la faccio, no? Anche nelle aziende e tutto, no? Il perché conoscono le valli o chi frequenta le valli anche per motivi turistici. La prima roba che viene detta in francese è perché fuori dalle palle. No? Perché c'è, per la calma, che non siamo più abituati, veramente un contesto di distacco. Quello è uno delle prime mete, cioè uno dei primi motivi anche della questione dell'albergo diffuso, no? Il distacco totale a portata di mano, perché anche la connessione del telefonino, ad esempio, che manca nelle valli, per noi è un grossissimo problema che ci abitiamo, per uno che invece abita in centro Udine o in città anche più grandi, diventa un fattore molto positivo il fatto di doversi staccare, di avere l'obbligo materiale, no? Questo
La cultura locale, ma non solo proprio cultura nel senso di minoranza slovena, eccetera, eccetera, il fatto delle dinamiche sociali che sono ancora molto, molto forti, cosa che invece in contesto cittadino si sono perse un po', no? E quindi la spontaneità nell'accogliere le persone a casa, anche persone che non conosci, la solidarietà tra le varie persone che, anche se noi spesso sembra di no, purtroppo in altri contesti è molto minore. Questi elementi qua sono elementi forti che ancora ci caratterizzano, no? E poi tutta la serie di eventi, perché sembra di no, ma siamo in un territorio piccolissimo che fa tantissimi eventi, il nostro problema è che non li coordiniamo e che non li conosciamo neanche noi che ci viviamo. E poi la questione, il cosa vedere, che tanta gente conosce meglio di noi le Valli dell'Artisone per i vari contesti storico, naturali, culturali, eccetera, eccetera. Franco? Io concordo tanto con quello che dice Francesco. Aggiungo che le valli e la Valle dell'Erbezza sono ancora, una marcia in più, perché oltre alla calma e al non essere girata tanto dalla gente ancora, quindi ancora molti margini di spazi liberi, propone un sacco di cose, nel senso che troviamo ancora una vita che per tanti è preistoria e troviamo anche la modernità. Quindi c'è un po' tutto, oltre a quello che Francesco ha detto, che il turismo comincia a crescere, ci sono tantissime cose da vedere, da mettere a punto, però sì, queste potrebbero essere alcune delle cose per cui uno può venire a Stregna. È una domanda molto complessa, molto difficile da risolvere. Sergio, Erika? Beh, io sono d'accordo appunto sia con Simoncige che con Chiavai. In effetti il nostro territorio è un territorio molto particolare, sia per la posizione geografica, sia per il confine, sia per la lingua, per la cultura, per la natura, che in effetti è incontaminata, selvaggia, e diciamo che non è un ambiente per tutti, però viene ricercato, no? Sempre di più da quelle persone che vogliono vivere un attimino in simbiosi con la natura. Inoltre, non dimentichiamo che noi, anche se ormai siamo pochi, abbiamo potuto mantenere portare fino ai giorni nostri sia anche le tradizioni culinarie, ma anche le tradizioni folcloristiche, che non si trovano da nessun'altra parte in Friuli, che solo qui da noi ancora poi vissute, non solo a livello di sponsorizzazione o per chiamare gente. Noi veramente, quando facciamo le nostre riunioni, il nostro Burnia per la festa delle castagne, oppure la nostra il Cries di San Giovanni il 24, cioè lo facciamo perché fa parte del nostro territorio, della nostra cultura, ed è una cosa molto bella perché riusciamo, secondo me, anche le poche persone che vengono su, ma si trovano bene, si trovano accolte. Abbiamo la capacità di farli, di integrarli nella nostra grande famiglia, perché noi nelle valli, adesso non so quante persone siamo, però il territorio è piuttosto vasto e ci conosciamo tutti, in tutte le valli, da San Leonardo, San Pietro, Pulfero, conosciamo praticamente persona per persona, ci chiamiamo per nome, addirittura non per nome, ma per nome di casa, padre, figlio, ed è una grande cosa, perché questa è una grande famiglia che ci lega sul territorio e ci lega anche dal punto di vista delle radici. Ecco, noi possiamo dire di avere ancora delle radici e poterle trasmettere ai nostri figli. Quindi io penso che questo si senta quando qualcuno viene da noi. Quando io avevo l'agriturismo a Tribil, proponevo alle persone che venivano a mangiare da me i piatti tipici, rivisitati ovviamente in chiave moderna, e non solo, ma davo ad ognuno di loro un libricino
un opuscoletto dove ogni mese, ogni stagione, descrivevo tutte le tradizioni e le tipicità, diciamo, del posto. E loro si perdevano a leggere e mi chiedevano informazioni, come si fa quello, come si fa... Erano curiosi. E quindi, secondo me, la nostra ricchezza è il trasmettere quello che abbiamo noi dentro e quello che ci hanno trasmesso i nostri antenati. E qui mi fermo perché sennò mi dilungo un po' troppo. Non so, forse mi sono spiegata. Sì, ma anche vorrei dire una cosa. Anche qui da noi arriva gente che chiede perché non parlate il vostro dialetto, la vostra lingua? Che noi quando arriva un estraneo si inizia a parlare in italiano, si parla solo italiano. Invece fra di noi dovremmo parlare più la lingua anche quando c'è altra gente, perché alla gente che viene da fuori gli piace sentire parlare il nostro dialetto. Ecco, questo volevo dire. Mm-hmm. Allora, arrivata all'archivio Cigalotto, Paola, stiamo cercando di capire sullo stimolo del professor Petenella qual è il nostro genius logi. E quindi stiamo facendo delle riflessioni, insomma, un po' ampie anche su questo. Ma non so, chi accennava prima Francesco, no? Adesso darei la parola, diciamo, beh, a Renato, che è metà dentro, metà fuori, con una gamba, no? Ci conosce forse un po' da più di tempo rispetto a molti altri. Devo dire che avete detto bene, insomma, sostanzialmente, no? Cioè, natura selvaggia, qualità dell'aria, tutta la parte relativa agli aspetti etnici, antropologici, no? L'insieme è abbastanza particolare, diciamo, no? Nell'ambito regionale, no? La lingua e le tradizioni poi sono, direi, abbastanza uniche, no? Nel panorama. C'è anche una dimensione, come dire, una bassa potenzialità di carico del potenziale arrivo turistico, no? Cioè ti garantisce di non sovraccaricare tutta la struttura, no? Che è fatta di punto di nuclei abbastanza piccoli, di una articolazione territoriale anche delle famiglie, delle tradizioni specifiche delle varie zone, insomma. Questo binomio fra una serie di sollecitazioni di diverso tipo, insomma, no? Che credo possano essere appetibili a una fruizione turistica, c'è anche un po' una, come dire, una consapevolezza, appunto, diceva Francesco prima anche, no? di avere dei luoghi tranquilli, insomma, ecco, no? Cioè, voglio dire, forse bisognerebbe fare un po' il concetto del parco, no? Cioè, all'entrata delle varie natizone si può fare la grande sagra e con, come dire, con una frequentazione di tipo ampio, eccetera. Pian piano poi nei vari borghi, nelle varie articolazioni delle valli ci sono necessità di approfondire le cose, quindi non, un turismo di massa troppo elevato non lo consente e non dà neanche qualità da questo punto di vista. Comunque avete già detto molte volte, tutte le cose che avete detto le condivido pienamente. Francesco Romanut? Ma io devo dire la verità che condivido e ho apprezzato molto il primo intervento del professor Petenella. Sono d'accordissimo con lui. Vorrei dire anche una cosa, che bisognerà stare attenti nel cambiare. Cosa intendo? Io ho fatto durante la scorsa estate una piccola indagine proprio a proposito del cambiamento, a proposito di quello che si vorrebbe fare nel nostro territorio. E il turismo mi dice che apprezza moltissimo l'aspetto selvatico ancora delle nostre zone.
è un aspetto che è venuto non perché una volta perché tramandato, è arrivato per trascuratezza, però viene apprezzato molto. Quindi ritengo che bisogna studiare molto bene anche interventi che vanno fatti sui nostri territori. Questa è la mia impressione. Bene. Zanchetta ci vuole dire qualcosa? Ci conosce anche lui abbastanza. Allora, da ragazzo si facevano grandi scorribande da Udine con carovane di macchine perché nelle valli si mangia bene e costa poco. Ed è sicuro che trovi un buon posto anche senza telefonare e prenotare. E questa è una cosa che credo ancora oggi è un'offerta turistica che le valli garantiscono, di posti piccoli, sinceri, dove mangi cose tradizionali, fatte bene, e credo che tante persone pensino questo, che è diciamo, un pensiero di base, ma sul quale insomma, da non dimenticare. Dopodiché uno cresce un po' e cosa... Per quale motivo si reca? È già stato detto l'aspetto della wilderness. Una wilderness, diciamo, in realtà giovane, perché le valli hanno subito, diciamo, nel dopoguerra una drastica trasformazione del territorio, un abbandono che in qualche modo si sente, e che però ha un suo fascino. Ricordo... un libro, Le ultime valli, scritto dall'Università di Klagenfurt, che appunto individuava questo tipo di territori così selvaggi e inusuali come una meta privilegiata per tutti quei viaggiatori che cercano, diciamo, l'esperienza autentica. E loro lo segnalavano e hanno determinato un certo flusso turistico proprio dal nord. E poi sicuramente il terzo aspetto, poi ce ne saranno anche altri, è questo delle tradizioni popolari, della cultura, cioè il fatto che trovi situazioni in cui puoi vivere esperienze millenarie di tradizioni che non sono tradizioni nel senso che sono elementi che capisci che sono ancora vivi, non sono rievocazioni, no? Abbiamo tante rievocazioni, tante tradizioni reinventate spesso a scopo turistico, qui invece percepisci che l'esperienza è reale, sentita e potrebbe anche non esserci neanche uno da fuori che viene fatta per quelli di dentro, e questa è la cosa importante. Quindi questi tre elementi sicuramente, cioè pensiamo al carnevale, insomma, cioè dove trovi un carnevali che non è un carnevale, no? Ma tanti carnevali, uno diverso dall'altro, e che se vai un po' a studiarli vai indietro nel tempo a livello proprio primigenio. Ecco, dove trovi cose del genere? E queste sono unicità per questo. Quindi, secondo me, il genius loci può essere in queste cose. Beh, le ultime valli confermiamo, anche perché è una roba che è comunque attuale, no? L'Antonietta Spizzo organizza ogni anno ancora la camminata con il gruppo, basato sulle ultime valli. E in effetti ci ha aperto una via non indifferente, no? Di scambio anche interessante. Quello dei carnevali sono faticosi, però. Zambon? Sì, anch'io credo che le considerazioni fatte siano state molto importanti, anche perché dietro questo lavoro, diciamo, di recupero del territorio, di attività che sono quelle che permettono alla gente di vivere lì, il fatto di contemporaneamente parlare della cultura, della storia, e quindi questa potesse essere un elemento da trasmettere verso l'esterno, credo che sia importante, no?
perché appunto oggi sempre più persone ricercano l'autenticità e quindi c'è questo bisogno anche di avvicinarsi. Credo che anche l'aspetto della lingua, che prima è stato detto, sia un passaggio importante. Conosco una realtà in Valtellina dove la storia del paese, per motivi loro, era scritta nei lavatoi dove la gente una volta andava appunto a lavare i panni, e il sindaco è scritta della parlata locale e dice: se volete sapere cosa c'è scritto, chiedetelo ai vostri residenti. Quindi ai residenti veniva detto della traduzione, cioè la parlata locale è molto bene che sia trasmessa, perché dà proprio l'idea di una diversità dei ruoli, quindi anche del riconoscimento di un territorio con la sua cultura e la sua storia. Credo che questo sia un elemento abbastanza importante. Chi manca, Ivana? Moltissime cose sono già state dette. Io posso dire per quale motivo frequento le valli, e le frequento perché amo delle valli, il fatto che siano luoghi selvaggi e poco frequentati. Questo è quello che io apprezzo, però aggiungo delle riflessioni a questo. Che cosa significa luogo selvaggio? Non significa abbandonato, o quantomeno non deve significare abbandonato, ma deve richiamare il concetto di cura dei luoghi, di recupero del territorio, come diceva poco fa anche Zambon. Perché sì, quando il terreno viene abbandonato, sapete meglio di me, no? Si sviluppa tutta una vegetazione di arbusti, eccetera. Allora, gli amanti del ravanage, come so che ama fare anche il sindaco Luca e come piace anche a me, sì, siamo pochi, siamo. Ecco, luogo selvaggio è un luogo non abbandonato, quindi è necessario trovare un equilibrio tra cosa lasciare intatto e cosa recuperare, quindi non abbandonare. E quindi selvaggio, l'abbandono, il tema della cura. Poco frequentati. Prima si diceva della capacità di carico, e anche qui va applicata ai luoghi, quindi anche qui un equilibrio per definire quante persone possono essere ospitate nei vostri territori. Allora, mi veniva in mente un esempio, che è quello della Val Maira, dove hanno fatto una scelta sul numero di posti letto, il numero di posti a tavola che vogliono offrire ai loro turisti. E quindi non è che arrivi chiunque senza prenotare, anzi devono necessariamente prenotare, perché la capienza è volutamente limitata, quindi c'è una scelta a monte di limitare l'afflusso turistico, e questo fa sì che le prenotazioni loro ce le abbiano oggi per fra 2 anni, quindi anche questa è un'esperienza interessante. E quindi sì, mangiar bene costa poco, scusami Pierpaolo, ma sì, ragioniamoci sul mangiar bene costa poco e arrivare tutti all'ultimo minuto, forse sì e forse no. Però mi piaceva, con questo chiudo, quello che per me è uno slogan che mi è venuto spontaneo sentendo voi, che è una terra di radici. Dopodiché, cosa significhi terra e cosa significhi radici, l'avete detto molto bene. Adesso partiamo con le visioni della Paola. No. Se volevo dire solo una cosa sul genius loci, molto piccolo, appunto, da esterna. Secondo me ci sono due caratteristiche che mi sembrano un po' connotare il genius loci di questi luoghi. Uno sono proprio il fatto di essere un incontro, una sovrapposizione, commistione di culture, di mondi diversi, no? Quindi è una compresenza, un incontro di, appunto, di mondi diversi, sia dal punto di vista naturalistico, no? Sappiamo che ci sono i vari, adesso io non sono un'esperta, ma il Mediterraneo che incontra le aree montagne, quindi un luogo assolutamente unico dal punto di vista dell'incontro di elementi ambientali che vengono proprio da ambiti diversi, e sia una terra di incontro da culture diverse, no? C'è il mondo latino, il mondo slavo, ci sono tutti i musei, tutte le iniziative che in questo senso sono veramente uniche anche a livello regionale su queste iniziative. E questi mi sembrano due elementi importantissimi. Il terzo elemento, dal punto di vista fisico, è questo fatto, questa struttura sediativa che
si appoggia sulle creste delle colline. Non siamo in un ambito montano, no? Ma siamo in un ambito appunto collinare, dove la struttura insediativa parte dall'alto, diciamo così. Non abbiamo si parla di valli, ma in realtà non sono i fondovalli che sono abitati, ma sono soprattutto le creste. E questo mi sembra un elemento unico che non si trova negli altri ambiti montani o collinari di questa regione. Quindi questi tre aspetti di terra di cerniera e di incontro tra mondi diversi con un punto di vista assolutamente unico rispetto a tutti gli altri luoghi, mi sembrano elementi un po' di genius loci, fisici, ambientali e culturali. Ecco, volevo solo dire così. Poi sulle visioni non so cosa vuoi chiedermi. Ma allora, parto da una riflessione che magari è legata al poco tempo, la Paola non ha portato avanti, che però mi ha insegnato in alcuni lavori che abbiamo fatto in passato insieme. E devo dire la verità che è una delle cose che forse di più mi ha lasciato, insomma, nelle collaborazioni che ho fatto insieme. E mi ha fatto ragionare moltissimo sul fatto di quanto le nostre frazioni siano frazioni senza piazze, ma siano dei conglomerati urbani assolutamente disordinati, no? Dove non ci sono dei riferimenti se non l'incrocio di tre vie, no? O di tre vie. E questa qui, in effetti, andando a guardare anche molte frazioni delle altre aree montane, è una cosa che non si... Io la guardo quando vado in giro adesso, se come la struttura insediativa dei borghi, no? La nostra è un casino eccezionale, bisogna dire la verità. Insomma, basta pensare... È facile pensare a Topoloma, anche a Trivel di Sopra, insomma, anche quelle più piccoline, insomma, si vede questo casino. Ma io non l'ho mai detto in termini negativi. No, certo, anch'io. Sì, è proprio una caratteristica di questi luoghi di non avere le piazze ed è un elemento molto interessante. Ma non direi che proprio è una cosa negativa. No, anzi. Scusa Luca, io vi devo lasciare che devo andare dal dentista. Bene. Però su quest'ultima cosa che hai detto mi è venuto in mente questa cosa qui. Cioè una delle caratteristiche è questa enorme quantità appunto di piccole frazioni, di piccoli nuclei sparsi, no? Altri territori, forse nell'Appennino trovi una situazione del genere, ma sulle Alpi di solito c'è un'organizzazione per vallate con centri molto più grossi. No? Qui invece hai questa frammentazione che oggi appare appunto fintamente selvaggia, perché in realtà è un selvaggio recente, e coperto tutto dal bosco. Ma se ce la immaginiamo invece come poteva essere quando questi paesi erano molto più vitali di oggi, forse questa frammentazione era dovuta anche al fatto che tutto il territorio era molto più utilizzato e quindi non erano borghi isolati, erano collocati in luoghi che consentivano la gestione di tutto il territorio. Per cui forse dovremmo guardare indietro e capire come poteva essere allora e come funzionava questo tipo di strutturazione nel territorio così isolato, insomma. Dopodiché, rispetto a quello che diceva Ivana, io sono sempre un sostenitore del basso prezzo ma di qualità, per cui non metto in discussione la qualità, ma preferisco una cosa, diciamo, più accessibile a tutti, cioè la qualità accessibile a tutti, ecco, non la qualità solo per chi se la può permettere. E con questo vado dal mio dentista. Quindi vi saluto. Ciao. Tutto fuori lo spirito. Buona serata. Di Zanchetta. però ho tirato fuori un bel elemento. Basterebbe vedere sulla nostra viabilità, in realtà, come le strade asfaltate abbiano allontanato tante frazioni, no? Cosa che invece attraverso la rete sentieristica, pensiamo al nostro caso Podgora Oblizza, no?
in macchina stiamo almeno un quarto d'ora, 10 minuti per avvicinarci, sì, per raggiungere un posto dall'altro, a piedi stiamo allo stesso tempo, forse anche di meno, no? Mm-hmm. 200 metri contro chilometri. Beh, magari Paola approfondiremo questi temi, no? In futuro. Senza, insomma, ci siamo... No, abbiamo la tavola dei sentieri, permanenze, cancellazione nella rete sentieristica, quella l'avevamo fatta un po' di tempo fa, è verissima questa cosa. Sì. Comunque, insomma, dai, credo che ci siamo detti un po' le cose che ci siamo già raccontate anche nelle settimane scorse, no? Perché comunque magari non le ultimi incontri, però soprattutto nell'analisi preliminare. E io mi sono segnato le cose che sono state ripetute un po' di più, no? Cioè il wild, lingua, cultura, e tradizioni e enogastronomia. Questi qua sono i tre elementi su cui... Un altro elemento che è stato citato dalla Erika, mi sembra, è importantissimo adesso in chiave sia turistica che in generale, è la questione della posizione geografica, no? Il fatto che abbiamo la Slovenia, tutta la parte del Friuli e dell'Austria, alla fine a portata di mano, dall'ambiente esterno è molto apprezzata, no? Bene, dai, andiamo avanti sul nostro lavoro. Comunque, professor Petenella, insomma, magari ne parliamo domani mattina al telefono di queste riflessioni, così magari approfondiamo. Anche perché poi da qualche parte dovremmo andare a parare. Allora, torniamo sulle nostre tabelle che spaventano. C'è qualcuno che ha avuto modo di approfondire i documenti inviati e magari se la sente di fare qualche considerazione iniziale prima di andare a fare un'analisi, diciamo, punto per punto? Non staremo tanto, perché comunque è un elenco. Nessuno ha studiato? No. Renato sicuro ha studiato. Dovevo mettere a posto la legna, non sono riuscito. Michele? Anch'io, guarda, ho fatto la stampa 2 minuti fa, prima di iniziare. Questi studenti qua. No, boh, vabbè, dai, comunque, allora incominciamo. Allora, attività proposte. Cominciamo dalla prima. Risultati attesi sulla gestione dei prati pascoli. Abbiamo aree omogenee e di dimensione adeguata. Ricordiamoci che stiamo lavorando su una proposta perlomeno quinquennale. Allora, diciamo, si ragionava sul fatto che sia quinquennale, ovvero settennale, associata, se vogliamo, alla programmazione europea principalmente, e quindi io quello che ho fatto ho messo nel mezzo, 6 anni, e poi vediamo cosa succede. Insomma, tanto alla fine cambia poco. Comunque, diciamo che lavoriamo sul risultato atteso. Abbiamo aree omogenee di dimensione adeguata a Prato Pascolo. La prima cosa è acquisire nuovi soci e nuove superfici, dal nostro punto di vista dell'attività. Seconda cosa è individuare le superfici tra quelle acquisite da recuperare, perché lavoriamo soprattutto sull'incolto, e stipulare i contratti d'affitto per fare l'attività di recupero. Queste qui, diciamo, sono le tre attività che noi su cui andiamo a lavorare per avere aree omogenee di dimensione adeguata a Prato Pascolo. Qualcuno vuole integrare? Bene, andiamo avanti. Poi magari le riflessioni vengono integrate e le metteremo più avanti. Ci sono imprese che fanno un sfalcio. Che fanno, che brutto, che eseguono sfalcio, dai. Che eseguono sfalcio. Si stipula contratti d'affitto per lo sfalcio, si acquistano macchine operatrici professionali per farlo e si garantisce la manutenzione delle macchine operatrici esistenti. Ci sono altre attività proposte per fare lo sfalcio? Franco, tu che ne fai tanto. Proposte per lo sfalcio. Altre proposte per lo sfalcio non è che ce ne sono. Il problema dello sfalcio è poi la commercializzazione del prodotto. Quello è il problema grosso.
Cioè, per quanto riguarda lo sfalcio, penso che le aziende che lo praticano siano ben attrezzate e anche sì, preparate per farlo. E non è che sul nostro territorio puoi andare ma puoi pensare di farlo in maniera diversa da quello che viene fatto, perché non puoi usare macchinari che siano diversi da quello che in questo momento si sta usando, perché sono gli appezzamenti, non è che sono come nella Bassa Friulana dove tutto è piatto, quindi devi usare le attrezzature di una media dimensione, quindi questa è la realtà. Chiaro. Ma secondo te serve acquistare delle macchine più professionali? Ma senz'altro sul mercato c'è qualcosa di più professionale di quello che si usa. Sono da provare, perché in Trentino usano macchine, diciamo, più sicure, perché vengono usate su terreni molto più impervi e più ripidi. Anche noi abbiamo questa tipologia di terreno e tante volte andiamo a lavorare a rischio con i trattori, perché il trattore ha una stabilità che ha, non è come diciamo un macchinario, questo un terra track che ha dei baricentri più bassi e una maneggevolezza diversa. Questa potrebbe essere, diciamo, una delle strutture, cioè una degli attrezzi da poter inserire nelle attività di sfalcio. Sì, è anche vero però che in Trentino hanno dei terreni molto più omogenei e molto meno scoscesi. Noi, gran parte dei nostri parati, anche dove falciamo, comunque ai fossi, ai buche, per quello. Noi invece in Trentino, essendo attività più vecchie, diciamo che hanno mantenuto questa roba qua, no? Però concordo che in effetti ci sono sul mercato anche a prezzi, secondo me, accessibili. Cioè, che sarebbe anche tra virgolette facile ammortizzare, delle macchine molto più sicure e molto più efficienti, poi, perché onestamente facendo l'analisi di quelli che sono tutti gli operatori a livello nostro locale, lavoriamo tutti con macchine che hanno almeno 20 anni praticamente, partendo dalla barre falcianti alle imballatrici, no? Mm-hmm. È anche vero che quello che manca, perché siamo arrivati a questo risultato qua? Perché purtroppo per 20 anni, 30 anni, è venuto a mancare quello che per noi invece è ancora un ruolo fondamentale, l'attività agricola come seconda occupazione, come integrazione al reddito o comunque appunto extra lavorativa, no? Soprattutto in Friuli, cosa che invece non è successa in Alto Adige, in Trentino e anche parte del Veneto, che è fortissima in Slovenia, e invece hanno mantenuto questa parte qua, no? Basta vedere anche le fiere agricole, noi le abbiamo incentrate sulle grosse realtà, grossissime macchine solo per le grossissime aziende, e abbiamo abbandonato completamente le piccole realtà che sono quelle fondamentali invece per noi. Difatti quello che io penso, ed è un errore secondo me da non andare a fare, è quello di andare a pensare di fare anche lo sfalcio con i sistemi che usano Forvalle, cioè quello di fare tanto tanto lavoro e andare a cercare un reddito molto alto per dopo avere un prodotto che non è all'altezza, perché noi oggi possiamo vantarci di un prodotto buono che viene anche ricercato. Purtroppo abbiamo una pecca noi che non sappiamo commercializzarlo, quindi dovremmo imparare un pochettino a farci conoscere. Però chi prende, dico, il foraggio che lo prende qua, dice che il foraggio vale il doppio di quello che vale il foraggio fatto a basso. Anche con le attrezzature di oggi, diciamo con le rotopresse che più delle volte chiudono il fieno che non è ancora del tutto asciutto, il prodotto alla fine non è lo stesso. E poi si sente. Ma io vorrei focalizzare un attimo il discorso dell'acquisto. Qui c'è scritto acquistare delle macchine operatrici professionali. Per me è una cosa un po' difficile sia da fare che poi da gestire soprattutto. Allora, una cosa, queste attività proposte qua non le deve fare necessariamente la stazione fondiaria, eh? Ok?
Le attività proposte qua sono alcune della gestione fondiaria, saranno alcune del comune, saranno alcune delle aziende che di fatto opereranno su, questi, su, queste, su queste superfici. Quindi cioè, non è che dobbiamo fare, non è che devi fare tutto tu, eh? Ah, boh, infatti. Io direi... Poi diciamo che poi si vorrebbe, qua c'era la, diciamo, c'erano le colonne, no? Diciamo chi è responsabile dell'azione, ok? Che poi decideremo. Vediamo per adesso ancora, siamo nella fase cosa ci serve. Chiaro? Mi sembra che comunque sia condiviso il fatto che bisogna professionalizzare comunque anche l'attrezzatura, no? Ok? Bene, e vabbè, la manutenzione di quelle macchine operatrici esistenti, anche perché comunque abbiamo già visto che ogni tanto si danneggiano. Imprese professionali zootecniche di trasformazione casearia, no? Allora, gli indicatori che ci avevamo messo, numero di imprese zootecniche, 30 UBA, 20 UBA, vedremo cosa mettere, insomma, si può perfezionare questa cosa qua. Ah, boh, vabbè, qui abbiamo aggiunto l'indicatore, diciamo, sui prati degli ettari sfalciati e sui pascoli degli ettari pascolati. Non sono complicati da mettere questi indicatori, tutto sommato, quindi si può fare. E rimanendo sulle imprese zootecniche professionali, queste qua sono le cose, no? Quindi allora nascondiamo questa qua degli indicatori, che se no viene troppa confusione. Ci sono imprese professionali zootecniche di trasformazione casearia, quindi abbiamo un piano di gestione del pascolo, ok? Stipuliamo i contratti di affitto sulle nostre superfici, queste qui interna associazione ovviamente, ci approvvigioniamo del foraggio, okay? No, foraggio. Come? Il foreggio. Foreggio, bravo. Foraggio, sì. Grazie. E definiamo, ci ho messo dentro sta voce qua, vedrete che lo faremo, definire dove smaltire le carcasse, no, delle bestie. Tra l'altro sono entrato in contatto proprio oggi su questo tema qua col Dipartimento di Prevenzione, mi ha già detto insomma che riusciremo a trovare delle soluzioni congrue. Fammi sapere, Luca, questa roba qua, perché anche noi come associazione di categorie, in effetti, uno dei problemi che abbiamo sollevato e stiamo... Guarda, oggi ho telefonato a Brianti, che è il direttore della prevenzione. Vedrai che... No, appunto, procediamo insieme, perché è una roba che ci hanno sollevato in tanti, in effetti, che anch'io avevo preso un paio di contatti. Alla fine sono ordinanze del responsabile sanitario, erga sindaco. Ok. Incrementare il numero di ovini e bovini proporzionalmente alle superfici recuperate e stipulare le socide, no? Non lo stiamo facendo, eccetera. E stipulare le eventuali socide. Che un po' lo stiamo facendo. Vabbè, questa qui l'abbiamo messa a realizzare strutture di trasformazione casearia, no? Non ce le abbiamo. Vedremo chi lo fa. Se le aziende, se la situazione, insomma, vedremo. E poi c'è il tema degli accordi con le reti di vendita. Allora, questa roba qui, non lo so se lasciarla in questo obiettivo qua, ovvero nella roba di marketing, chi lo sa. Io per adesso, allora, questa qua la metterei così, che tanto dobbiamo puntare a farlo. Questa qua la metto arancione, così sappiamo se eventualmente metterla nel marketing o meno. Metterei più sul marketing, eh? Sì. Allora, ci sono imprese professionali zootecniche di trasformazione casearia. Come integriamo questa cosa? Esperienze. Dare modo ai giovani di fare esperienze di questo tipo. Sembra una roba stupida, però purtroppo tanta gente prima di partire, no, ha bisogno di sbagliare fin troppo. E invece in altre regioni che organizzano corsi, che gestiscono in modo molto diverso la questione della formazione, ovviamente partono con una marcia in più. Abbiamo il piano di formazione che lo definiamo dopo e nella sensibilizzazione. Okay. Altro? Qui siamo sull'oggetto, no? Non sul soggetto. Boh, andiamo avanti. Abbiamo infrastrutture per le attività pascolive, quindi qua si tratta di realizzare i recinti e di realizzare le reti di distribuzione dell'acqua. Per le attività pascolive, per l'attività zootecnica, dai.
Pascoliva, Pascoli, no, lasciamo Pascoliva, si parla di Pascoli. E ma, poi vabbè, Luca, in questo caso qua perché solo Pascoliva? Perché in realtà, secondo me, questa roba dei recinti e dell'acqua potrebbe essere anche in funzione di produttiva, di frutteto, di orticole, no? Cioè, nel senso... se allora, una zona... mi chiama nel prato? In generale, no? Cioè, no. Secondo me è un po' trasversale. Zootecnia si parla solo. Ok, ok. No, la zootecnia è questa. Sì, sì, ok, ok. Beh, qui siamo nel prato comunque, eh? E quindi, perché poi c'è il castagno, terrazzamenti e legname. Ok, ok. In effetti l'aspetto dei prodotti, sono quelli, sono i prodotti del prato, quelli che dici tu, ad occhio. Mm-hmm. Allora, per l'attività pascoliva, diciamo, è di produzione di frutti principalmente? Di prodotti agricoli in generale. Cioè, per colmo, anche... E di altri prodotti? Okay. Okay. Cosa succede ad esempio adesso? Produzione dei foraggi, un paio di aziende denunciano un sacco di danni di selvaggina, da cinghiali, eccetera, cosa che non gli permette di fare i prati, no? Quindi la realizzazione di recinti, ecco un problema che abbiamo evitato. Punto di debolezza qua, allora abbiamo detto i danni da selvaggina. Sì. E per dire, quell'azione lì protegge sia la questione dei foraggi, sia la questione produttiva, orticole, dei frutti, eccetera, ma anche la questione zootecnica, non hai interazioni, non hai fastidi. Cosa che soprattutto, ad esempio, nella questione adesso di peste suina, è diventata un problema grossissimo per gli allevamenti allo stato brado, che nel nostro comune ne abbiamo due. Allora, l'aspetto del marketing, che è quello viola, comunicazione lo lasciamo da parte, lo svilupperemo con calma. Ok, cioè nel momento in cui abbiamo le risorse per farlo in maniera abbastanza coerente. Andiamo sull'elemento del castagno. Scusa, io sul discorso infrastrutture, sarebbe da aggiungere, non so, dei ricoveri per depositare fieno, foraggi per okay. L'inverno, per il periodo. Giusto, 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 giusto. Quindi diciamo strutture... Di stoccaggio. Lo stoccaggio del fieno. Anche degli animali, anche delle macchine, per l'inverno. Delle macchine. Delle macchine. Recovery per il bestiame. E poi mettiamone uno solo per il bestiame. Ok. Ad occhio, fieno e macchine possono andare insieme, dai. Sì, sì. E strutture... Per ricovero animali. Degli animali. Pensa a te cosa ci è scappato, Ivana. Bene, l'aspetto del marketing lo lasciamo dopo e vedremo. Andiamo sull'elemento del castagno, ok? Allora, diamo una letta agli indicatori, ecco questo qua, nascondiamolo. Ok, allora qua siamo sul castagno, quindi abbiamo aree di castagneti omogenee e di dimensione adeguata. Qui abbiamo messo aree di almeno 2 ettari di castagno catalogati e geolocalizzati. Abbiamo recuperato i castagneti storici e come indicatore preliminare abbiamo messo un numero di piante di castagneto storico recuperate e gestite. E abbiamo nuovi impianti castagneti a frutteto moderno, numero di ettari a castagneto moderno. Okay. Gli indicatori per adesso li nascondo, che tanto ci saranno in maniera relativa, e andiamo a vedere gli elementi. Attività proposta. Abbiamo aree di castagneti, come per il prato, abbiamo messo che acquisiamo superfici a castagneto, individuiamo le superfici da recuperare, stipuliamo gli accordi per il recupero dei castagneti, quindi sia con gli affitti che eventualmente con l'ERSA o con chi vogliamo, con le aziende, e cataloghiamo e georeferiamo i castagneti e le piante storiche, quell'ASFO. Dovrebbe essere adeguato, è abbastanza simile a quello precedente, ok? Qui invece c'è l'azione di recupero dei castagneti storici, quindi stipuliamo i contratti d'affitto per la manutenzione delle superfici dei castagneti storici, no?
perché comunque anche lì si può fare pascolo, si può fare un po' di sfalcio o queste cose qui. Luca, sulla questione delle aree di castagneti, secondo me è simile anche alla questione dello sfalcio, c'è anche attrezzature, macchinari potrebbe essere inserire qua, potrebbe essere interessante da inserire. Allora, no. Aspetta, sì, questo può essere, mettiamolo, il problema è che non sia ridondante troppo, no? Cioè, se le macchine e le attrezzature sono le stesse, e sono le stesse perché è superficie operativa, lasciamolo sopra. Sì, più o meno. Sì, boh, mettiamo... Bon, lascia, dai. Consigli. Ma comunque, Luca, devi modernizzare anche il discorso della raccolta della castagna, perché non è impensabile che si continui a raccogliere sempre a mano, perché non diventa una cosa sostenibile. Che qui abbiamo recuperato, no? Più che... Nuovi impianti castagnelli a frutto moderno. Allora, mettiamo questa cosa qui, ci sta qua? Sotto, no, sì. In effetti forse più sui nuovi che non sui vecchi, perché sui vecchi è molto più difficile modernare e utilizzare le macchine. Sui nuovi invece puoi sia gestire il castagneto che la gestione della raccolta attraverso macchinari, no? Possiamo scrivere qui, abbiamo, poi vediamo come, professionalizzato la raccolta. Ma la coltivazione in generale. Sì, però è troppo generico questo. Meccanizzare la raccolta delle castagne, acquistare macchinari, qualcosa del genere. Abbiamo meccanizzato la raccolta, sì, sì. Meccanizzare, si usa il futuro, sai quanto mi ha gridato la Ivana su questo? No. Attività proposta. Meccanizzare la raccolta. La raccolta delle castagne, però sì, o lasciarlo lì oppure metterlo dove ci sono i nuovi impianti, intanto l'importante è l'importante è che ci sia. Come quando sopra vi ha messo le macchine con le altre. Mm-hmm. Ok, questo posso farlo così, bene, abbiamo nuovi impianti castagnelli a frutteto moderno e abbiamo individuato le superfici e poi qua, vabbè, si può mettere se servono le attrezzature. Quindi altre quindi attrezzature, oltre alla meccanizzazione, altre attrezzature, sì. Sì. Scrivete sì, tutto quello che serve per, sì, va scritto quello che serve fare per recuperare i castagneti storici oppure nuovi, mettere in piedi nuovi castagneti. Acquistare macchine professionali meccanizzate. Beh, ma allora la meccanizzazione della raccolta sta qua dentro, immagino. Qui, sta qui. Sta qui la meccanizzazione, non sta sopra. Mm-mm. Anche perché i castagneti storici hai poco da meccanizzare. Io, un problema che mi è venuto in testa adesso che non abbiamo inserito è che non reperiamo materiale vegetale per creare nuovi castagneti, no? Cioè, perché non abbiamo tanti castagneti? Perché c'è pochissima gente che sa innestare e replicare le nostre varietà in lunga scala, in grande scala. Vediamoci questa cosa qua, aspetta. Sì, perché sembra in effetti arriviamo nel punto in cui abbiamo identificato i terreni, li abbiamo puliti e poi ci manca il materiale vegetale, no? Una cosa è quindi la formazione legata, diciamo, agli innesti e tutto. E quindi sono queste qui, visioni strategiche, sì, integrate. E c'era un'azione dedicata al castagno tupur o no? No, non so, però questa l'aggiungerei, almeno come nota. Sali ecco, dove c'è l'azzurrino, che ci sono una serie di esempi, li avevo messi come esempi, formare e acquisire competenze su G, no, lì dove c'è, vedi sotto, lì no, queste cose, risorse interne, sì, e per le imprese, abbiamo operatori professionali formati qua, ecco, qua aggiungila come nota in qualche modo. E dei castagneti, tra virgolette, tra parentesi, metti anche gestione innesti. Gestione castagneti, e dei castagneti e degli innesti. Perché abbiamo scritto un catalogare le competenze necessarie, quindi già cominciamo a prenderne nota man mano che vengono fuori. Sì. Ok, e degli innesti, e poi qua sopra ci sono, no, qua, siamo qua, o meccanizzare, sì, ok, no, credo che sia sufficiente. No, qua volendo si può, l'aspetto vegetale, diceva Francesco, no? Migliorare.
la gestione della propagazione vegetale. Ok, migliorare la... Perché c'è, non è che non c'è, però è a livelli scarsi, non sufficienti. Gestione vegetale. No. No, la gestione della propagazione. La gestione della propagazione vegetale. Sì, ma è solo un... è l'ora. Sei troppe ore al computer, Luca. La propagazione vegetale. Ok, aspetta che faccio una roba, che sennò qua... Ok. I prodotti valorizzati e marketing, lasciamo perdere. Andiamo sui terrazzamenti. Terrazzamenti curati, abbiamo aree terrazzate omogenee e quindi ci acquisiamo nuove superfici, individuiamo quelle da recuperare, stipuliamo gli accordi per recuperarle e cataloghiamo e differenziamo i terrazzamenti esistenti. Questo qua potremmo metterlo sopra. Come secondo, anche per dare un ordine. Altre cose? Non credo. Qua sotto ci sta meccanizzazione. Allora, utilizziamo i terrazzamenti per l'attività agricola, quindi troviamo le imprese e definiamo i piani di rotazione delle culture. Colture. E stipuliamo accordi per la coltivazione delle superfici terrazzate. Ok. Qui c'è un aspetto legato alla formazione, forse. No, non tanto alla formazione quanto alla meccanizzazione, no, perché comunque diciamo che lo facciamo con le imprese, come giusto che sia. E le imprese sono già professionali. Beh, però anche la questione della meccanizzazione, prevediamo di acquistare macchine adibite, cioè adatte alla lavorazione su terrazzamenti, perché non è una cosa scontata, perché in tanti terrazzamenti col tipico trattore ho parlato con un imprenditore qua locale che fa, insomma, adesso senza far nomi, ma che fa, diciamo che sono molto bravi con la pietra, no? E siccome stiamo buttando giù delle idee per utilizzare i soldi che ci è arrivato dal decreto crescita per le aziende, ok, che dobbiamo dare nel triennio adesso, che il Comune di Stenio è 50.000 euro, come vi avevo accennato, cioè qua ci si potrebbe inventare degli accordi o dei bandi affinché anche queste risorse qua destinate alle imprese vengano utilizzate per fare queste attività, no? In particolare qua, nel senso, non so se mi viene in mente che queste aziende qua che magari sono capaci di fare il recupero dei terrazzamenti ma non hanno le attrezzature adeguate, che ne so io, un piccolo scavatore, no? Cioè noi possiamo inventarci un'attività del bando del comune per facilitare l'acquisto di questo diciamo scavatore, di questa attrezzatura, per poi magari prendere e mettere nell'accordo 200 metri di terrazzamento di asfo. Quindi vuol dire io ti faccio acquistare l'attrezzatura e tu, diciamo, nell'attività, nei prossimi 2 anni mi recuperi 200 metri di muretti a secco. Dall'altra parte l'esempio potrebbe essere: tu cambi il vecchio trattore da 90 cavalli con dimensioni, con corsa da 2,20 metri, no? Da 2,30 metri, con un trattore isodiametrico più basso, con magari la stessa potenza, ma che è molto più funzionale al nostro territorio, soprattutto per gestire questi territori in maggiore sicurezza. E questo si proietta bene anche con la questione dello sfalcio, no? Esempio, Luca, il trattore di Mario Ivan, no? Comunque acquistare attrezzature professionali per la manutenzione dei terrazzamenti. Ma non è solo per la manutenzione dei terrazzamenti, è anche per il loro utilizzo. La lavorazione proprio della terra, esatto. La coltivazione, immagino, sì. Questi, se io capisco, sì, correttamente. Sì. Cioè, una roba è la manutenzione, come intendi tu, la piccola ruspa, il piccolo bobcat per la loro realizzazione. Dall'altra parte è incentivare l'acquisto tipo di un motocoltivatore piuttosto che un trattorino a misura di terrazzamento. Allora, ho messo dentro manutenzione e utilizzo dei terrazzamenti. Ok. Quindi stipulare accordi per la coltivazione delle superfici terrazzate una volta recuperate, ok? E poi vabbè, c'è l'aspetto dei prodotti. Ci sono altri aspetti che qualcuno vuole integrare? Sì,
è ripetitiva in realtà la questione pascoliva con i terrazzamenti, coccia, sì. Coccia tanto. Ma guarda, quello è una minaccia, quello diventa una minaccia. Ma dipende, se tu lo organizzi bene non è una minaccia, no, perché basta tirare dei fili di elettrici lungo i muri e l'animale non scende. Cioè, ovviamente devi fare dei recinti diversi. Cioè, tutte queste cose qua... Certo, l'unica roba che bisogna metterle Devi metterle nei programmi che tu fai con le aziende. Quando tu dai in affitto certi appezzamenti dove ci sono i terrazzamenti, ci sono i muretti a secco, devi mettere per iscritto che questi devono stare attenti creando delle barriere dove l'animale non va lungo il muro, perché altrimenti è ovvio che i muri cedono. Iva danneggia i terrazzamenti, punto di debolezza. Questa è una cosa che l'ASPO deve tenere in considerazione quando dà in affitto i suoi terreni, certo, alle aziende. Luca, sai cos'è un altro elemento che forse non abbiamo preso in considerazione, che però non so dove è emerso, in qualche documentario recentemente, il tipo di pietra. Questo è sul lungo periodo, perché se noi iniziamo a recuperare veramente grosse quantità di terrazzamenti, bisognerà prevedere che questi vengano fatti in un certo modo, no? E quindi un tipo di pietra, l'utilizzo di pietra locale, non... Ma più o meno lo stiamo facendo anche con la pietra piacentina. No, ok. Il progetto della Paola, più o meno ci stiamo lavorando su materiali. Dai, mettiamocelo dentro, visto che non l'abbiamo ancora fatto. E un disciplinare sull'utilizzo, sulla costruzione dei trattamenti, di fatto, questo. Quindi stipulare, definire un disciplinare sulla... C'è un piano comunale, come viene utilizzato per l'architettura in tanti posti, no? Disciplinare tecnico. Sì. Costruzione dei terrazzamenti. Che poi è il colmo, che in comune di Stregna se vuoi fare una casa fucsia puoi farla, ancora. Anche su quello, prima poi dovremmo prendere mano. Dobbiamo fare il piano regolatore, la conformazione, faremo anche il regolamento edilizio. E la voglio far rossa. E l'unica cosa che io non lascerei qui, questa del disciplinare, perché qui fa riferimento ai terrazzamenti per l'attività agricola, metterei poco più sopra dove c'è scritto più o meno individuare i nuovi interventi di recupero dei terrazzamenti, stipulare ecco lì più o meno, esatto. Sì. No? So che qui si fa riferimento proprio all'attività, l'utilizzo per l'attività agricola. Hai ragione, perché là c'è l'aspetto infrastrutturale. Uh-huh. Elimina, ok, vabbè, poi c'è l'aspetto del marketing, andiamo sul bosco, mettiamo dentro la parola bosco, il legname, il bosco, il legname dei boschi, dai nostro, dei boschi, e certificato di alta qualità, ok. Allora, questa qui era la roba un po' più complicata, perché ovviamente è un casino. E quindi abbiamo lasciato tutto molto in giallo. Adesso vedremo se magari mi aiuterà anche la direzione foreste a completare sta roba qua. E magari domani glielo chiedo. Allora, abbiamo aree boschive omogenee. Vabbè, questa roba qui è quello che abbiamo definito. Quindi, la prima cosa è incominciare ad acquisire le aree. Scusate che c'ho uno smart decat qua. Allora, la prima cosa è, no, allora, Ctrl X, Ctrl D, qui. Acquisire le aree, la prima roba, sempre quella. Definire un piano di gestione boschiva, ottenere la certificazione forestale e stipulare nuovi contratti d'affitto. Perché è in giallo, Luca, quello del... me l'hai detto prima, ce l'avevano detto prima quando eravamo solo con la prebassa. E allora siccome le cose che volevo mettere... Io ho letto nel mezzo, è molto, forse quasi più semplice di quello che pensavo, perché è possibile stipulare anche certificazioni collettive e lì ci sono, si decide se è un gruppo, se è un'associazione, se qualcuno che fa, diciamo, da capofila
Mm-hmm. Richiede l'autorizzazione, chi richiede la certificazione delle varie aree si fa da garante anche, è molto interessante come principio. Ciò significa che mettiamo, tu come ASPO... Mettiamo come debolezza, come opportunità, come debolezza. Quindi non... Adesso secondo me è debolezza perché non abbiamo. Una certificazione forestale, non so se l'abbiamo messo già sopra. Sì, eccola qua. C'era, comunque. Ok. Sulle aree credo che possa essere adeguato. Abbiamo aree omogenee, ma vabbè, qua c'è tutto l'aspetto infrastrutturale, però c'è, non mica dobbiamo farlo noi. C'è tutto l'aspetto di meccanizzazione. C'è una roba che non so se da inserire tutto. C'è la questione normativa poi dell'utilizzo forestale. Allora, io direi, visto che questo qui è un tema molto ampio e non a caso abbiamo lasciato giallo, ok? Questa roba qua rimane tutta gialla, sappiamo che dobbiamo farlo, però andiamo a chiedere un po' aiuto al servizio foresta della regione che ci aiuti a stipulare. Se no veramente qua perdiamo troppo tempo su questa cosa. Tira poi tu un po' le file, perché i forestali ogni tanto sono strani. Sì, boh, matto. Magari io sono convinto se ci fosse stato qua il professor Petanella poteva già darti qualche dritta in più. E quindi magari mi riservo di approfondire questo aspetto anche direttamente con lui, che poi magari buttare giù delle proposte. Bene, andiamo sul tema della sensibilizzazione. Ok, allora, quando abbiamo elaborato sta roba qua con la Ivana, ovviamente ci siamo resi conto che moltissima della sensibilizzazione che facciamo internamente ed esternamente si va a toccare i temi di comunicazione, di marketing e di formazione, no? E che sono i tre piani che noi andiamo a toccare. Però, per carità, saranno dei piani che saranno anche sviluppati, adeguati in maniera abbastanza completa. Però, secondo me, su questi qua riusciamo a dare degli indirizzi già adesso, rispetto alle cose che ci servono, ok? Quindi, allora, obiettivo specifico, abbiamo visioni strategiche, interdisciplinari e integrate, no? Quindi abbiamo risorse umane interne e esterne formate, e qui abbiamo messo catalogare le competenze necessarie e verificare se è necessario acquisirne di nuove, interne o esterne, no? Quindi capire quali sono le competenze di cui abbiamo bisogno. Poi, cioè, formare, qua abbiamo portato degli esempi su queste competenze, no? Che abbiamo messo dentro noi. Vedremo come integrare, vediamo se vi viene qualche idea anche a voi. Vediamo se qua c'è qualcuno che vuole entrare. No, sono solo gente che abbiamo perso. Chi abbiamo perso? Franco Simoncic? No. Chi abbiamo perso? Chi sono io? Siamo in 9, vabbè, qualcuno è uscito. Allora, esempio, competenze sui GIS e analisi dei dati catastali. Una competenza sulla comunicazione nei rapporti dei soci verso gli esterni. Una competenza sul database di gestione del catasto e dei soci, ok? E una competenza sulla gestione dei gruppi e dei conflitti. Altre competenze interne e esterne che sono legate non agli operatori, perché gli operatori li abbiamo messi dopo. Diciamo, per far funzionare la macchina, a parte gli operatori, di cos'altro abbiamo bisogno? Di qualcuno capace di reperire buone pratiche, esempi all'esterno. Allora, quella roba lì ce l'abbiamo nelle opportunità alla fine. Ok. Quella roba lì sono le opportunità alla fine. E magari dopo ce la butteremo dentro a qualche parte. Guarda qua, catalogare potenziali partners. È già qua dentro. Magari non hai bisogno di nuovi partner, hai bisogno di competenze che prendi in giro, non per forza di partner. Sì, sono partner, competenze. Alla fine è abbastanza... Ah, ecco che abbiamo perso, la Erika. Ok, adesso sta entrando. Se no ti sta sulle palle, magari non ce l'hai come partner, ma gli rubi le competenze, no? Ok, poi ci abbiamo messo dentro. Non vengono fuori altre idee da voi. Allora,
le competenze sugli operatori professionali, ok? E quindi ci sono competenze nel settore zootecnico, boschivo, dei terrazzamenti, dei castagnetti e degli innesti, l'abbiamo messo dentro adesso, e degli altri prodotti. Comunque diciamo che le competenze sono sui quattro obiettivi specifici di gestione o del soggetto, no? Questa qua era l'idea. E poi ci sono degli altri prodotti che vedremo anche di definirli. Da qualche parte l'avevamo scritto, Ivana, no? Quali sono gli altri prodotti o no? No, non l'abbiamo scritto perché sono da definire, sono veramente... Sì. Allora, che altri mettiamocelo qui. Una voce qui, definiamo gli altri prodotti. Ma intanto mettiamolo, non so se sia opportuno lasciarlo lì, ma è importante segnarlo. Definizione, sì. Definizione, definire i... Perché sai, qua è il piano di sviluppo, che cosa si... Non so, penso ai terrazzamenti, no? Si è detto di favorire lo sviluppo dell'attività agricola sui terrazzamenti, ecco, che cosa coltiviamo? E questo, il castagneto, che cosa produce? Castagna, legno, farina di castagna, quindi c'è tutto un lavoro veramente di definizione di quali prodotti poter realizzare, magari in archi temporali diverse. Io farei così. Ok. Qualcuno vuole integrare? Okay. Ci vorrebbe una bella figura di un naturalista che ci fa capire se gli utilizzi agricoli che facciamo sono, ecco, compatibili con l'ambiente, che impatto hanno e che qual è i relativi limiti, eccetera, eccetera. Sì, stiamo parlando di sostenibilità dei prodotti, di fatto. Ok. No. Sì, ma non solo dal punto di vista della commercializzazione, ma anche della produzione, no? E con... Io metto qua, poi aggiusteremo. Analisi della sostenibilità della produzione e della vendita. Okay. Sì, anch'io direi che ci vorrebbero delle competenze relative al vendere, insomma, al commercializzare questi prodotti. Cioè, l'aspetto del marketing lo lasciamo in questo momento senza approfondirlo troppo. Poi magari troveremo qualcuno che ci aiuti proprio sul tema del marketing e della comunicazione. Comunque stiamo facendo questa attività, questo lavoro qua sulle attività proposte soprattutto per dare degli indirizzi, no? Nel momento in cui dobbiamo poi andare a fare avanti in maniera un po' più approfondita questa cosa. Non so se mi sono spiegato, Paola. Ok. Allora, abbiamo aumentato la consapevolezza dell'associazione e della sua finalità. Quindi i soci conoscono l'associazione e abbiamo aumentato la visibilità dell'associazione all'esterno. Allora, questo qui è tutta roba di comunicazione, ok? E quindi... l'abbiamo lasciata in maniera anche abbastanza generica, scrivere un piano di comunicazione, organizziamo attività di richiamo e coinvolgimento dei soci, e quindi queste robe qui è soprattutto nei confronti dei soci. Qui abbiamo invece un piano di comunicazione verso l'esterno, quindi partecipiamo a attività divulgative e di conoscenza dell'associazione fondiaria all'esterno. Non so, a me capita spesso, insomma, di fare qualche conferenza in giro per il Friuli, ma non solo. E poi coinvolgere gli altri enti locali vicini, gli altri enti pubblici e privati, gli enti vicini pubblici e privati, no? In maniera, perché comunque il fatto di, non so, mi viene in mente ovviamente il sindaco Romanone che è qua vicino a noi, cioè nel senso legittima molto l'azione che stiamo facendo, la presenza comunque anche di un ente pubblico che porta avanti, che sostiene l'iniziativa, ok? Qualche altra attività? Sì, questo è un piano, come giustamente dicevi tu, Luca, qui c'è tutta l'attività proprio di informazione e sensibilizzazione che deve essere strutturata anche con mezzi adeguati, quindi sapendo a chi ci si rivolge, definendo i target
i soci attuali, perché pare che insomma, alcuni quantomeno non conoscono i risultati, ma poi pian piano ci si allarga, no? Ai potenziali soci, altri soci del comune di Stregna, agli altri comuni limitrofi, e quindi definire quali sono, con esperti in comunicazione, quali sono le azioni più efficaci per fare questo lavoro di informazione e sensibilizzazione, che va dalla newsletter, dico banalmente, cioè già il canale Telegram che state utilizzando, quindi quali altri strumenti possono essere utilizzati per gli incontri pubblici anche, possono essere anche questi, insomma, ci sono modalità antiche di un anno fa, ormai antiche, tipo gli incontri in presenza, chissà se li riprenderemo mai un giorno, ma che sono molto efficaci. Certo. Ma vabbè, comunque più o meno... Non so se è una roba scontata, però anche formare dei più portavoci, secondo me, cioè il fatto che sul lungo periodo, no, nei 5 anni, ovviamente non potrai correre solo tu o sempre quelli essere gli attori, formare dei portavoci verso l'esterno, secondo me è una roba interessante, no? Ma qua c'era il tema degli ambassador, no? Ma sai che io vedevo più qualcuno all'interno, ritornando su, qualcuno all'interno, tra le competenze, se vogliamo, interne, e anche una maggior conoscenza, ma cosa vuol dire? È che quando entri, cioè comunque avere chiaro che ci deve essere qualche altra figura che ti affianca anche in questo, giustamente. Diamocelo dentro qui, risorse umane interne ed esterne, no? E quindi qua dentro ci mettiamo dentro gli ambassador. Qualcosa qua, sì. Quindi è qualcuno all'interno che magari si occupa di dati catastali, ma... conosce bene la realtà e quindi può partecipare a incontri per formare, far conoscere l'ASF. Formare e... mi viene in mente quando Renato un po' di tempo fa aveva fatto un incontro proprio sull'ASF, adesso non mi ricordo in che occasione era, so che addirittura ho usato delle tue slide. Infatti io la prima volta che ho sentito parlare dell'ASFO Erbezzo è stato proprio da Renato ed eravamo a Montenars, può essere, mi è venuto un lampo due anni l'incontro fa. L'incontro di Montenars. Ecco. Torna. Mi ricordo benissimo quel sabato che ero... E tu non potevi. Piegato con una sciatica infinita alla schiena. Vero. Adesso piccola parentesi, sapete qual è la bellezza? Che è venuto un ragazzo di Montenars che sta mettendo in piedi un'azienda agricola che sta programmando attività di legge 10 di recupero dei terreni incolti, no? Ah, insomma, il sindaco Sandruvi, per chi lo conosce, è una spanna avanti a tutti, secondo me, veramente. È molto molto in gamba. E lo reputo tale, veramente. Bene, allora consapevolezza così, questa roba qui degli ambassador che avevano detto sì ci sta, di formarli, ma anche poi, poi una volta che sono formati fanno anche la comunicazione, di fatto. Fanno alcune delle attività di comunicazione, sì. Invece, questo qua che è il più voluminoso, allora le adesioni dell'associazione crescono sia all'interno del comune di Stregna che all'esterno, ok? Quindi abbiamo facilità di entrare in contatto con i proprietari dei fondi. Quindi organizzare e aggiornare il database dei soci, ok? Il numero dei soci è aumentato, i risultati attesi, il numero dei soci è aumentato. Quindi prima li contattiamo, poi li facciamo iscrivere e quindi formalizziamo il loro ingresso col direttivo, con l'associazione. Poi valutiamo la loro soddisfazione, ok? E come le attività sono sollecitare i proprietari non conferenti adiacenti ai terreni già conferiti ad aderire, ok? Perché abbiamo visto che molti soci non sono soddisfatti perché non andiamo a intervenire su quei terreni. Perché non andiamo a intervenire su quei terreni? Perché i loro vicini non partecipano e non riusciamo a programmarci un'attività sulle superfici troppo piccole. E quindi per aumentare la soddisfazione dei soci che hanno conferito, abbiamo detto andiamo a contattare i loro vicini, no? E poi, abbiamo messo sempre su questo qua, poi ti lascio intervenire, e sollecitiamo gli operatori a svolgere attività in maniera professionale. Questa cosa qua è molto legata, se vogliamo, agli obiettivi, quelli sopra, no? Quelli di gestione. Prego, Francesco. Scusami se ti ho interrotto. Una cosa che sembra stupida, però sul lungo periodo può essere molto interessante, è la questione di monitorare poi gli interventi che fate, no? E il monitoraggio anche della soddisfazione dei soci. Perché se noi abbiamo dei dati che dicono che il 99% degli aderenti vengono coinvolti
dagli interventi e tu hai il dato, anche eventuali polemiche, eccetera, eccetera, può essere interessante, no? Mm-hmm. L'analisi di questo tipo di dati. Sì, poi... Che poi in realtà si era parlato proprio di monitorare la soddisfazione dei soci, anche per un coinvolgimento. Diciamo che l'idea, no, più o meno, è una volta che abbiamo condiviso adesso con tutti le attività, poi magari io e la Ivana, se vuoi anche tu, ci mettiamo lì e le buttiamo dentro le annualità, ok? E poi, una volta buttate dentro le annualità, una volta deciso chi è il responsabile delle azioni, no? E poi magari anche il costo in un secondo momento, perché sarà più complicato, ok? Lì si va a buttare giù il piano di monitoraggio, dove si butta dentro un po' tutte le cose che tu hai detto ad occhio. Giusto, Ivana? Luca, sì, Luca, nella colonna indicatori, in prossimità di questa voce qua, i soci sono soddisfatti, però c'era scritto qualcosa? Ah sì, guarda, ci abbiamo aggiunto questa cosa qua, sul suggerimento anche di Santi. Quindi che, allora, soddisfazione dei soci è numero di nuovi ettari dei già soci e non coinvolti nelle progettualità. Quindi vuol dire, cioè, se i soci sono soddisfatti, ci danno nuove superfici anche loro stessi. Questa è l'idea, no? E quindi quello lì è un indice del livello di soddisfazione. Come è successo in passato, i soci ci hanno dato terreni anche in più tranche. Quando hanno visto che i lavori a Stregna andavano avanti, ci hanno dato anche gli altri di vicino. E questo è venuto. E poi questa cosa qui è il monitoraggio sui conflitti, no? Quindi anche questa cosa qua mettiamola, cioè dove sappiamo che vengono fuori dei conflitti, lì bisogna andare a parare, no? E in particolare sollecitiamo i proprietari non conferenti adiacenti e sollecitiamo gli operatori a svolgere attività in maniera... Qui ci sarebbe forse un'attività proposta, cioè si può scrivere monitorare i conflitti? No, perché già se lo scrivi come indicatore vuol dire che poi vai a fare questo lavoro di monitoraggio, è implicito in questo, Non so se però Francesco voleva aggiungere qualcosa, se c'era qualcos'altro da monitorare oltre a questo, quindi non so, qui c'è indicato il numero di nuovi ettari, di soci e non soci che vengono coinvolti in queste progettualità, no? E il numero di conflitti, qualcos'altro che si può misurare per verificare il grado di soddisfazione, ecco, pensiamo a questo, e dopo l'attività di monitoraggio andrà a fare questo, andrà a chi si occupa, sì. Bon, dai, andiamo avanti. Ci pensiamo in caso, sì. Tuteliamo i soci rispetto ad eventuali rivendicazioni di diritti di altri aventi titolo sui beni conferiti in gestione, no? Allora, come indicatore ci abbiamo messo il numero di doppi soci, ok? E come attività si contatta i comproprietari per far entrare anche loro come soci e definiamo gli strumenti legali per tutelare gli attuali soci nei confronti dei comproprietari, no? Soprattutto nei confronti dei comproprietari. Ok? Abbiamo soci concedenti disponibili ad affitti a lungo termine. Allora, numero di soci disponibili ad affitti a lungo termine. Allora, si definire prima cosa gli strumenti incentivanti per concessioni a lungo termine. E qua c'è il tema del fatto che in Piemonte riconoscono 500 euro, ho letto, una tanto. Ettaro per 15 anni, no? Io come indicatore non metterei il numero di affitti più che il numero di soci, perché uno socio ti può anche fare 10 affitti a lungo termine, o no? Guarda, sì, più o meno ci stavo volendo, possiamo mettere quello. Perché è più indicativo, secondo me, il numero di affitti che il numero di soci. Allora, qui è una cosa che è a lungo termine, di più di 5 anni, dai. Numero di affitti di... superiori ai 5 anni. Superiori... ai 5 anni. Allora, questa cosa qua, secondo me... Un po' che i 5 anni, secondo me. Franco Simonci, visto che secondo me è un'azienda di quelle interessate, cosa ne pensi? È vero? Avevo già detto che sono pochi, cioè uno non può aprire un'azienda con un futuro di 5 anni.
Almeno 7, almeno 7-10 secondo me. Per me deve essere del minimo 10 anni, perché non puoi costruire un'azienda su per 5 anni. Allora, questa cosa qui, io sono, ne ho già discusso penso che con Franco, ma comunque lasciamolo, cioè nel senso non è che lo voglio togliere, anzi figuriamoci. Il limite di questa vostra proposta, dal mio punto di vista, è che comunque noi adesso stiamo definendo un piano quinquennale, settennale, non stiamo facendo un piano a 20 anni o a 30 anni, ok? Dove i ragionamenti sono molto diversi rispetto a un piano a medio termine come questo. Sì, però tu in questo momento stai cercando comunque di inserire delle nuove aziende nei territori dell'ASFO, in quelli che hai a disposizione, perché altrimenti rimangono fermi lì. Certo, però la prospettiva che do io a queste aziende sono prospettive di 5 anni, non sono prospettive. Luca, un'azienda, una cosa è se un'azienda ha quattro animali e quattro animali, cioè non è niente, le riesci a vendere oppure te ne fai a meno in qualche modo. Ma se tu sei costretto ad acquistare dei mezzi dove vai a lavorare dei terrazzamenti o vai a fare pulizia dei boschi o vai a fare lo sfalcio, non riesci neanche a ammortizzare il costo dei mezzi. E non è che un'azienda si sposta come spostare un animale da qua a Calicattì senza nessun problema. Poi se mi posso... scusa Franco, scusa. Sì. Dimmi, vai. Se mi posso permettere, sì, da esterna proprio. Sì. È vero che questo piano è quinquennale o di 6 anni, però è vero che prevede degli investimenti che hanno una durata di più lungo termine. Banalmente, i terrazzamenti una volta sistemati e su cui si può fare attività agricola, questa è un'attività che può essere svolta, anzi che deve essere svolta anche successivamente. Quindi non è, c'è coerenza tra il piano di 5-6 anni e affitti di più lungo periodo, proprio perché ci sono degli investimenti che prevedono l'utilizzo dei terreni per periodi più lunghi, tutta l'attività zootecnica ad esempio. Quindi sì. Mi inserisco su questo ragionamento, sperando di aver detto cose. Però appunto per questo io dico, ho detto già l'altra volta a Luca, che quando si va a chiedere l'adesione nell'ASFO bisognerebbe chiedere almeno per 10, con dei vincoli decennali. Guarda, allora di fronte a questo, io quello che stavo immaginando, così ve lo anticipo, una volta approvato lo statuto, noi andremo a riscrivere quelli che sono i moduli di adesione, no? E noi all'interno di quei moduli di adesione vedremo se metterci delle risorse. Ma scusa se ti interrompo, Luca, forse l'errore che stiamo facendo noi adesso nel chiedere l'adesione all'ASFO è quella che stiamo guardando troppo al discorso della legge 10, che dà dei vincoli quinquennali. Sì, chiaro. Quindi, ecco, e questo è l'errore che stiamo facendo, perché... Quello che volevo inserire, comunque, lasciami finire, all'interno dei moduli di adesione, è dire... Sei disponibile al fatto che l'associazione fondiaria faccia affitti superiori ai 10 anni? Sì o no? E questo qui è dobbiamo farlo nei confronti dei nostri soci, eh? Tutti i soci, certo, anche quelli nuovi. E sì, e da quel punto di vista lì è questa cosa qua, Analizzare se i soci sono disponibili a concessioni nella gestione del lungo termine. Perché non è così scontato, io sono convinto di non essere così scontato. Perché anzi, mi dicevano, cioè quando gli dicevo, ah boh, 5 anni, sì, allora 5 anni sì, ma non di più. Perché questo è il ragionamento che fanno i soci. Sì, ma anche perché tutto è impostato sul fatto del recupero e del mantenimento dei 5 anni, per quello. Però in questo senso qua, cioè se noi vogliamo... creare delle aspettative per qualche azienda deve essere al minimo 10 anni. Secondo me un nostro punto di forza, questo qua, potrebbe essere proprio la questione che io ti vendo il pacchetto, ti faccio il recupero e poi ti garantisco anche il suo mantenimento, no? Nel senso, quello che il germe, che la leva psicologica, è dire ok, ma tu mi vuoi dare solo 5 anni, fanno la pulizia e dopo pulisci tu, perché sennò torna a bida. Invece noi ti proponiamo anche la soluzione. Guarda, noi ti facciamo la pulizia, no? E allo stesso tempo ti garantiamo anche che
dopo il contributo ci sarà un'azienda che continuerà a gestire quei terreni. Una roba che poi che mi sono ricordato e che è venuta fuori, che dobbiamo fare come attività dell'ASCO, e qua parlo per esperienza lavorativa, è migliorare la concessione e la gestione degli affitti. Perché ci sono successe varie robe, varie volte, no? In cui si sono inseriti particelle due volte negli affitti, e sono state inserite particelle e poi sono state tolte perché i proprietari hanno cambiato idea. E questa roba qua è un'attività che dobbiamo cercare di migliorare per le aziende, per non far correre le aziende su e giù nei vari cano. Per quanto allora, quei problemi lì, no? Quei problemi lì sono sorti in situazioni molto, cioè sono sorti in situazioni particolari legati al fatto che sono deceduti dei soci concedenti. Ok? E non è una cosa che succede molto spesso, te lo garantisco. E ovviamente c'è successo, quindi vuol dire che un socio concedente, dopo che noi abbiamo fatto i contratti d'affitto e avviati bla 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 eccetera, i suoi eredi, ok, hanno detto alt, vogliamo fare prima la divisione e dopo andiamo avanti, no? C'è successo una sola volta questa cosa qua, non è successo spesso, anzi dico la verità, la maggior parte delle volte è successo che l'erede subentrato ha detto andate avanti. Luca, per invogliare la gente a dare in concessione i terreni per 10 anni, potrebbe essere un'idea quella di remunerare dopo il quinto anno, cioè dopo i primi anni che sono quelli della pulizia, del ripristino del terreno, remunerarli con qualcosa negli anni successivi. Non si può fare. Non si può fare perché cade l'aspetto, diciamo, fondante della situazione di volontariato. Quindi noi possiamo esclusivamente, diciamo, riconoscere dare un riconoscimento anche di carattere economico nel momento in cui il socio dà la concessione. Quindi vuol dire, noi possiamo anche stimolare che ti diamo 10.000 euro per 20 anni, però nel momento in cui tu entri ti diamo 10.000 euro. O 100. Ma non necessariamente deve essere la fondazione fondiaria a remunerare il proprietario, ma mettere dei vincoli per le aziende che prendono in gestione questi terreni poi. No, non si può fare. Guarda, il limite, Franco, è nel codice del terzo settore che le associazioni di volontariato non possono dividere utili. Sì, ma tu una volta che hai dato in affitto un terreno a un'azienda, sì, c'è l'accordo. Quello che dici tu funziona nel momento in cui il proprietario da solo dà in affitto all'azienda. Allora ha i suoi utili. Qui il discorso è che noi gli utili che abbiamo dagli affitti non possiamo dividerli tra i soci. Scusa Luca, intervengo. Cioè, ma è possibile in qualche modo formalizzare un discorso di questo genere? Che per l'affitto lungo sia, diciamo, il proprietario che concorda con la ditta alla quale tu concedi l'affitto, che si mettano d'accordo fra loro per un eventuale compenso ritorno, perché altrimenti veramente è difficile andare avanti. Non funziona il discorso perché si significa che dopo 5 anni tu devi andare a beccare ogni singolo proprietario delle micro particelle e viene meno alla fine il ruolo della fondiaria, no? Chi fa un affitto per 20 anni su 20 metri quadri? Esatto. Però abbiamo anche scritto, proprio perché anche da quello che ascolto la cosa è abbastanza complessa, di vedere con un legale, no? di avere una consulenza, definire gli strumenti incentivanti per concessioni a lungo termine. Una definizione vaga, ma proprio perché nasceva da tutte queste problematiche e perplessità, perché mi sembra che ci sia necessità di avere un esperto che dia
che faccia uno studio su questo e vedere come intervenire. Dai, diamo un'accelerata che sennò... Luca, ultima roba, no? Comunque, a parte la questione del deceduto, no? È successo in realtà anche in un altro caso che dei terreni erano in un fascicolo aziendale e dal fascicolo aziendale sono finiti dentro l'ASPO e dopo in un altro fascicolo aziendale. Questo è successo perché sì, il socio concedente non ha verificato che quei terreni non siano liberi da vincoli. Ok. Okay. Difatti, nelle dichiarazioni che tu fai di adesione all'ASFO c'è scritto: tu assicuri all'ASFO che quei terreni non ci siano dei vincoli già preesistenti. Ok, 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 risolto il problema. Poi quello che è successo, e posso portarti gli esempi di nomi e cognomi, no? È che ci sono degli esempi, no, di multiproprietà molto estese, ok, dove c'è un comproprietario che ha autorizzato all'inserimento in fascicolo aziendale di quella particella, magari a un agricoltore. Poi questo agricoltore qui non ha guardato quei terreni mai, di fatto, se non per avere nel fascicolo aziendale. E poi un altro comproprietario ha dato in gestione quei terreni che non era a conoscenza di quella roba, ha dato i terreni in gestione all'associazione. E quello lì è il problema sorto. Luca, prego Francesco. Luca, chiedo scusa ma devo scappare. Buonasera a tutti e grazie. Va bene, ciao ciao. Buona serata Franco. Buonasera. Ok, allora andiamo avanti sulla rete escursionistica. Abbiamo aggiunto è fruibile e conosciuta. Quindi i chilometri di sentieri manutentati, ok, e poi chilometri di sentieri valorizzati, ok, valorizzati con i percorsi tematici, diciamo, tematizzati, scrivi tematizzati perché valorizzati è il fargli conoscere, rientra, tematizzati. Quindi come attività definire i tratti di sentieri manutentati, che è un po' quello che facciamo già, progettare un piano di gestione della sentieristica, che un po' lo facciamo, però lo facciamo solamente a livello comunale, non troppo integrata fuori. Un po' col CAI devo dire la verità che lo facciamo. E fare manutenzione ordinaria dei sentieri e alla viabilità forestale, fare manutenzione straordinaria dei sentieri e della viabilità forestale e valorizzare tematicamente i percorsi. Che un po'... Aggiungerei uno degli obiettivi che avevamo già inserito anni fa, è quello di uniformare la tematizzazione, il modus operandi e anche la segnalettica. No? La cartellonistica. Cartellonistica, eccetera. Coordinata. Ecco. Ok. Per non mettere i pali di plastica riciclata in giro. No? Ok. E poi vabbè, la comunicazione, piano di comunicazione. Sui sentieri credo che ci siamo, cosa dite? Ecco qua gli ambassador. Dove... Sì, l'avevamo scritto, sì. A questo punto, allora, l'avevamo messo tra quelli interni, che si fanno da ambassador. Aspetta. Ok. Luca, sai cosa aggiungerei? Lasciamolo lì formare ambassador. Sì. Lasciamo. Anche a me, non dispiace. Sì. Luca, scusa se mi... Un secondo, e poi scusiamo la roba dell'ambassador, e poi lo lasciamo qua, piani di comunicazione. Prego. No, quello dei sentieri in realtà mi è venuto ancora al tema. È la corretta utilizzazione dei sentieri, garantire la corretta... Mi è venuto in testa la questione, hai detto il CAI, Matadown, biciclette, moto e camminatori, no? Perché in realtà è un problema che potrebbe sorgere anche a noi, le questioni anche delle e-bike e tutto. Sai, prevedere magari dei percorsi ad hoc garantisce la fruizione a tutti. Quindi regolamentare l'utilizzo dei sentieri, regolamentare, disciplinare, sì, su questo sì, è un tema. Sì, chi volete mai. Chiamiamo Zambon quando per definire questo. Non adesso. Luigino è il più bravo però. Sì, no. Ah beh, Zanero. anche. Perché sì, lascia i tronchi. Lascia i tronchi a un metro e mezzo. Perché gli poi in mezzo al sentiero, così non passa la bicicletta. Luigino è lui. Bravo perché non lascia le prove. E volevo aggiungere questo, un tema importante perché appunto viene discusso anche appunto a livello dei club alpini nelle Alpi.
perché c'è un forte, una forte diciamo, ritorno delle biciclette, soprattutto quelle elettriche, e questo comporta che molti non seguono, diciamo, le indicazioni. Abbiamo visto anche da noi sentieri che prima erano percorribili solo a piedi, oggi sono diventati, diciamo, tanti rigoli dove l'acqua è... Rigoli, Tony, sono diventati dei fiumi, la dorsale fiumi, dello Johannes è impercorribile a piedi. Dei fiumi che quindi diventano anche poi difficili di manutenzione, quasi impossibile, per cui bisogna riuscire, e qui c'è una carenza, diciamo, di una legge regionale, ma si tratta anche di educazione, di individuare appunto quelli che sono i percorsi con le pendenze adeguate per le biciclette e quelli che sono i percorsi invece che devono essere lasciati appunto esclusivamente per percorsi pedonali. Ecco, questo è un po' un tema che certamente è importante che venga magari impostato in una regione piccola come potrebbe essere la vostra, ma che poi diventi, diciamo, pilota o segnale da poter allargare anche nel contesto. Allora, mi anticipo leggermente, andremo un po' lunghi dopo le 7, ma non troppo, dai. Allora, noi avevamo incominciato un ottimo lavoro con il corpo di polizia locale dell'Utile Navigione, e abbiamo definito quello che era il regolamento di polizia urbana. Okay. Stavamo lavorando in maniera molto pesante al regolamento di polizia rurale. Okay. E nel regolamento di polizia rurale, fatto sull'UTI, 55.000 abitanti, giusto per dire, lì dentro sicuramente avrebbe trovato spazio questa regolamentazione. E io so che l'UTI e il comandante Galizia, insomma, ci ha lavorato moltissimo a quel regolamento. Devo valutare quali sono le prospettive, perché sapete qual è il problema di fare questo tipo di regolamenti, che poi bisogna avere qualcuno che applichi e qualcuno che sanzioni, ok? Quindi molto spesso c'è il lavoro che fai di mesi e mesi magari di scrittura di uno strumento adeguato, e dopo te lo trovi lì e te lo leggi, insomma, prima di andare a dormire, no? Perché questo è il problema. E quindi nel momento in cui si ha una struttura che poi può gestire sta roba qua, sicuramente può essere diciamo affrontato come argomento anche a livello locale, anche a livello comunale. Ma tra polizia locale e corpo forestale direi che sono questi dopo chi... Anche perché comunque anche il corpo forestale ha competenze per applicare l'argomento di polizia rurale. Tu pensi alla questione anche delle piste forestali, no? Cioè, non dire che mi corrono solo a me dietro, che vado col trial sulla pista forestale, e dopo quelli che vanno sui sentieri non gli dico niente, no? Dai, andiamo avanti. Quindi, diciamo, c'è tutto l'aspetto delle collaborazioni. Lasciamo perdere l'ambassador, che sono robe di comunicazioni. E collaboriamo con altre realtà e organizzazioni, quindi istituti di formazione, associazioni di categoria, l'ANIEM di pregio, micologie, RAPUC, associazioni venatorie, no, strutture ricettive, neurastronomiche, reti sovraordinate. Indicatore, il numero di collaborazioni. Prima attività, catalogare i potenziali partners, che è una roba abbastanza pesante da fare, e attivare collaborazioni con i partners, e poi vedremo le tematiche. Le tematiche sono più di fatto quelle che poi abbiamo individuato sopra. Poi c'è l'aspetto qua, invece, tutto legato, diciamo, al marketing, ok? E anche questo lasciamolo in giallo, dai, insomma, può essere mettere così. Quindi abbiamo una caratterizzazione e tipizzazione commerciale dei prodotti, il disciplinare, l'indicatore, il numero di disciplinari, catalogare i prodotti, definire gli eventuali disciplinari dei prodotti, attivare collaborazioni. Io ho messo qua con gli apicoltori, ma comunque con i produttori, mettiamola così. È che sopra nelle collaborazioni di sopra che si tratta di definire quali collaborazioni, però l'importante è segnalarlo, no? Quindi rientra tra le diverse collaborazioni che si vogliono, esatto, attivare. E poi vabbè, c'è questa cosa qui che mi ha messo dentro, sono conosciuti i prodotti, questo qua è sempre marketing. Sì. Qui è sempre rientra questa, c'è da lavorare sul piano di marketing che deve partire dal tipologia di prodotti che già si realizzano ed eventualmente si vorranno realizzare ex novo, no? Quindi c'è da ragionare sì, seriamente su quali prodotti e dunque su quali strumenti attuare per farli conoscere. Forse magari questo qua possiamo lavorarci noi, catalogare i potenziali prodotti. Possiamo iniziare a pensarci, sì, perché c'è qui anche tutte le possibilità di sviluppo futuro, penso, i terrazzamenti, cosa facciamo? Fiori, patate,
cipolla. Queste due qua penso che le possiamo fare, catalogare i prodotti e definire i disciplinari. Beh, sul sì, possiamo in che senso farle? Possiamo governarle. Prevederle. Sì, possiamo anche governarle, secondo me. Ok. Sì. Come dici, come ASFO, come comune. Sì, sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. Fare collaborazioni, vediamo, perché poi lì è anche marketing. Beh, attivare collaborazioni rientra nella voce però che c'è sopra, no? Collaboriamo con altre realtà, che ce ne sono veramente tante, per questo è necessario catalogare i potenziali partner, no? Quindi c'è tutta un'analisi di quali sono i partner per poi attivare adeguate reti. Quindi lo vedo collocato sopra, quello delle collaborazioni. Questo qui dici? Sì. Io sì lo vedo, sì. Vediamo qua che pastroccio è arrivato. Comunque qua magari ci faremo aiutare. Insomma, qua ci starebbe una bella collaborazione con Francesco Marangò. No? Ok. Oh, più o meno questo è quanto. Ok? Allora, mi ero segnato le ultime cose, quindi questo qua l'abbiamo fatto. Allora, le prossime cose che faremo sono queste. Quindi, io penso che magari con l'aiuto della Ivana, e magari se vuole anche Francesco, ci troviamo in settimana e buttiamo giù queste tre voci qua, delle ipotesi. E su chi lo faccia potremmo anche definire, insomma, così. E poi magari ce ne troviamo, non lo so se riusciamo già a lavorare sul monitoraggio. Ivana, cosa dici? Forse il tempo è poco. Ma guarda, è che mentre lavoriamo tutto questo, perché dobbiamo rivedere le azioni, ripensiamo agli indicatori, quindi sai, il piano di monitoraggio parte dagli indicatori che andiamo a scrivere nella colonna indicatori, però dobbiamo definire la quantità degli indicatori, quindi vedi che quando facciamo questo lavoro rivediamo gli indicatori, definiamo i target e definiamo, quindi non voglio dire che il piano di monitoraggio è scritto, ma sostanzialmente sì. Sostanzialmente. Forse il più difficile è proprio quello del costo, no? Questo sì, perché l'ultimo voce, che sì, metterei esatto. Come voce, Luca. Ma sai, una volta che identifichi gli indicatori, le quantità e tutto il costo, non dico che viene... è molto più facile da indicare. Parlava di sostenibilità economica dell'iniziativa. No? Nel momento in cui tu vedi che il costo non è sostenibile, devi ridimensionare gli indicatori. Perché così è. Ah, mi ha detto anche Giovanni Carlige questa roba qua. Difatti è un po' così che funziona. Bon, credo che abbiamo fatto un bel lavoro anche oggi. Cosa dite? Michele? Io sempre in chiodo fisso, c'è una piccola lacuna. E il discorso, per esempio, che ha fatto la Ivana Bassi sul discorso proprio degli affitti, di trovare un problema che è un problema tecnico, quello di fare gli affitti a scadenza più lunga, dove devono mettersi, secondo me, devono mettersi d'accordo i proprietari con l'azienda che prende in affitto. Lì bisogna trovare un meccanismo, se non lo si trova oggi vuol dire che rimarrà un qualcosa da risolvere. Quindi io direi che prima si trova meglio è. Abbiamo fatto l'associazione fondiaria per quello. Molto importante. Cioè, dobbiamo trovare un meccanismo che ci consenta di dire noi diamo un affitto di terreni per un periodo lungo e il sistema per riuscire a fare questo discorso è questo e troviamolo, ecco. Sai, io credo che alla fine non lo so, perché io vedo una grossa lacuna in quel discorso personalmente, e poi per carità Michele incomincia a risolvere il problema del frazionamento dei tuoi terreni e della multiproprietà e vedrai che riuscirai a dare in affitto a lungo termine i tuoi terreni. Questa è la realtà. Ma forse qualche meccanismo c'è, non so, io direi, lo so, hanno fatto pure, non so, penso qui nella Bassa Friulano, delle ristrutturazioni fondiarie che hanno messo tutti i terreni insieme, poi ognuno si è tenuto una piccola parte
di proprio come, come se fosse, non so. Ma guarda, io adesso sto pensando a una prospettiva, no? Anche limitando, se vogliamo, la nostra attività programmatoria a 5 anni, no? Proviamo a pensare tipo che fra 5 anni abbiamo recuperato un castagneto di 2 ettari su 3 particelle, tue e di altri tuoi vicini. Cioè, fra 5 anni io non vedo veramente nessun problema nel fatto che quelle particelle lì escano dall'associazione fondiaria e voi 3 proprietari con il castagneto recuperato lo date in affitto e lo mettete sul mercato alle condizioni che meglio ritenete. Il problema è che fra 5 anni non saranno 3 proprietari, saranno 12, no? Cioè, secondo me è un passo indietro in confronto. Anche la questione della gestione della proprietà, facciamo un passo indietro in confronto all'ASPO. Sì, i soldi per lì, per i PIPA e per quegli strumenti lì non ci sono più. Cioè, la regione difficilmente finanzierà questi tipi di iniziative. L'ultimo esempio è il comune di Taipana, che ha questa iniziativa ferma da, penso, 4 anni, se non di più. Prego. Luca, tu hai detto una cosa che però è un pochettino sta per aria, perché io se mi prendo l'impegno di pulire il terreno, di tenerlo in ordine per 5 anni e ci faccio anche sopra un piccolo ragionamento di incremento del lavoro o della mia professione, dopo 5 anni me lo tolgono, cosa ho fatto? Sì, non c'è prospettiva in questo. Io vedo molto difficile in questo momento ora poterci permettere di fare una programmazione a lungo termine. Non siamo ancora abbastanza consolidati. Si può provare con qualche realtà, secondo me, invece. Ma c'è il rischio però che dopo i 5 anni ritorni tutto come prima. Questo è il rischio. Non è vero. Perché noi, perché banalmente, noi il prossimo anno aggiorneremo questo piano quinquennale. Per dire, secondo me, operatori anche come Franco, comunque, cioè, dobbiamo come dire, dare fiducia e puntare su operatori locali o non, per forza, ma comunque che vengono riconosciuti come elementi di sicurezza da parte dei proprietari, no? E far la proposta. Guardate, adesso avete gli affitti a 5 anni. Finiti i 5 anni, corriamo il rischio di tornare dove eravamo prima o ci garantiamo la sicurezza attraverso queste persone di andare avanti? Secondo me, come tutto e come è stato fatto per l'ASFO, sono gli esempi che poi portano avanti, no? Anche all'inizio nessuno voleva partire con i lavori di pulizia, finché non è iniziato uno, e adesso in tanti chiedono. Iniziative di questo tipo, secondo me, saranno molto utili, soprattutto se fatto da operatori locali che conoscono, che possono vivere la propria esperienza, no? Che possono divulgare la propria esperienza. Bene, cosa dici? Paola, vuoi dirci qualcosa? Che ho visto che ti sei attivata. No, microfono, Paola. Su questo tema dei 5 anni, 10 anni, mi ricordo per esempio che in un comune di Verzegnis alcuni anni fa aveva proprio preso del fatto delle azioni, dei provvedimenti per allungare a 10 anni i contratti di manutenzione e gestione del bosco alle imprese, proprio perché si era... E questo mi sembra che fosse stata un'azione positiva, ecco, perché aveva proprio dato sicurezza alle aziende sul fatto di operare. Quindi ci sono anche qua degli esempi passati che si possono un po' monitorare, ecco. Ma guardate, io sto pensando, anche ne abbiamo già parlato in un incontro in passato, sul fatto, e si stava valutando la possibilità che la Regione, Friuli Venezia Giulia, ci mettesse delle risorse per i mantenimenti, anche per gli anni, per ulteriori 5 anni successivi a quelli previsti, no? Magari delle risorse minori, e questa cosa qui, anche magari in maniera un po' irrisoria, però ci permetterebbe fin da subito di fare degli affitti di 10 anni. Positivo, ma occhio ai contributi. Cioè, molto positivo, è una grossa occasione, se ci possono dare altri 200-300 euro a ettaro, ben venga, ma non basiamo la nostra programmazione sui contributi, perché il mondo futuro, soprattutto se sono regionali,
perché come sono stati messi possono anche saltare. Guarda, adesso sto pensando che noi tipicamente... Penso alla questione legge 10, come sì, abbiamo rischiato. Tipicamente adesso abbiamo in affitto a una media di 100 euro a ettaro, quelle lì sono le nostre entrate. Potenzialmente i terreni recuperati potremmo darli in affitto a qualcosa di più, di 100 euro, ok? E diventa anche un discorso di sostenibilità economica, no? Che magari tu lo riesci a gestire internamente. Il problema, Luca, non è questo. Il problema non è che arrivino i contributi. Il problema è il rapporto tra chi concede il terreno e chi lo gestisce poi. L'ASFO concede un terreno. Ho capito, ma chi lo concede all'ASFO? Sì. All'ASFO te lo concedono per 5 anni e tu me lo dai a me per 5 anni e non va bene. Cioè, va bene che i contributi, però se poi chi te lo concede a te per 5 anni te lo toglie, io rimango comunque in braghe di tela dopo 5 anni, io credo, anche se i contributi sono in piedi. Io credo che le azioni che stiamo mettendo in piedi, insomma, vanno un po' anche a superare questa criticità, perché comunque noi riusciremo a garantire diciamo la positività dell'azione che stiamo portando avanti, e io non mi aspetto che i proprietari tirino fuori i loro terreni, ma che ci permettano di fare altri affitti da 5 anni. Ma magari fosse così. Infatti la mia domanda voleva essere proprio questa, cioè visto che ci sono soci che fanno parte dell'associazione da 5 anni, quindi siamo allo scadere di questo quinquennio, di un primo quinquennio, hanno intenzione di uscire, hanno intenzione di rimanere? Cioè, anche per capire questa qual è l'attività. Questa è un'attività da monitorare, secondo me, no? Pochissimi, anzi, devo dire la verità. Allora, noi abbiamo recuperato 70 ettari, no? Cioè, diciamo, abbiamo in gestione 70 ettari, non recuperati 70 ettari. Ma non siamo ancora alla scadenza dei 5 anni, vorrei vedere alla scadenza di questo periodo. Allora, Franco, non è vero. Non è vero. Clinat, che è stato il primo intervento, a che anno? Non è vero, noi le prime adesioni le abbiamo raccolte nel 2015 e le adesioni, noi siamo adesso nel 2021. Sì, ok, ma i lavori? Allora, di recupero? Adesso l'aspettativa, ok, ed è questo il motivo che lascia dentro i terreni, è che i soci non vedono l'ora che gli facciamo l'attività di recupero anche sui loro fondi. Questa è la realtà. Sì, ma una volta fatto? Una volta fatto, senso, posso darti la risposta. Perché... Il giro di boa è i 5 anni dal primo intervento di manutenzione, cioè chiuso il primo vincolo, secondo me. Sulla questione temporale, no? All'inizio, le prime volte, i primi 2-3 anni che andavamo a raccogliere le firme, noi raccoglievamo firme per 7 anni, ci riservavamo il fatto di fare l'intervento in 2 anni e poi manutentare per 5 anni. Poi alcuni interventi non li abbiamo avviati nel primo biennio, ok? Siamo passati in assemblea, ok? Con un'assemblea che era anche abbastanza numerosa, non era troppo poco numerosa, ok? C'erano una ventina, 20, 25, 30 persone. Prima di passare quel punto lì in assemblea abbiamo spedito la proposta a tutti i soci per posta e quindi tutti i soci hanno avuto modo di approfondire la nostra proposta e lì abbiamo detto: guardate signori, noi non siamo stati capaci di avviare gli interventi di recupero nei primi 2 anni, ok? Siamo tutti consapevoli che gli lasciamo i terreni dentro in maniera indeterminata, con l'unico impegno da parte dei soci che i 5 anni di obbligo di rimanere nella situazione fondiaria partono nel momento in cui noi abbiamo chiuso l'operazione di intervento. Quindi diciamo la prospettiva dei 5 anni per loro parte nel momento in cui si chiudono gli interventi per i nostri soci. Questa è la realtà. Sì, quello che in realtà a noi ci servirebbe sono i 5 anni chiusi, i 5 anni di mantenimento, no? Quelli sarebbero importanti. Piano ci inventiamo qualcosa anche lì. Ma ti dico, secondo me è il buon esempio, quello che giocherà è il primo fattore. Vedrai che c'è la fiducia che abbiamo acquisito adesso con la questione degli interventi, già di recupero, sarà ancora maggiore con la questione dopo dei 5 anni a seguito del mantenimento.
perché quello lì è il vero scoglio. Il recupero in tanti è facile farlo, l'hanno fatto in tanti comuni. Il mantenimento dopo i 5 anni, vediamo. Perché comunque, vedi, anche secondo me siamo immaturi ancora. Per però fare... scusate, noi come proprietari conferiamo i nostri terreni all'associazione fondiaria e abbiamo, con questo conferimento, abbiamo avuto un miglioramento del terreno, cioè da bosco, da incolto, l'abbiamo portato a prato. Ora, nei primi 5 anni, ora se noi proponiamo ai soci di dire, ok, se voi lasciate i vostri terreni per altri 5 anni, noi riqualifichiamo ancora ulteriormente il vostro terreno, non so, mettendoci sopra un impianto, creando del... la viabilità, sistemando... ad esempio. Esatto, ma non so, facendo dei frutteti, impiantando qualsiasi cosa per riqualificarlo e dargli un valore maggiore, in modo che il proprietario ha questo vantaggio a concedere il terreno all'ASPO nella riqualificazione del terreno e della superficie, no? Esatto, il beneficio collettivo, quello che dice la Erika. Non si può pensare a dei benefici che vadano privati, perché altrimenti cade il palco qua. Collettivizziamo la proprietà. Sai, alla fine chi ha superfici ampie, come vedo Michele, vedo Sergio, cioè quelle superfici lì che voi magari vi potete permettere di darle in affitto in maniera indipendente, fatelo, non vedo l'ora, io onestamente... non è quello il problema. È lo stesso motivo per il quale ci sono, diciamo, ci sono le due più grandi, cioè due tra le più grandi aziende agricole del comune di Stregna, ok? Ma lo posso dire anche tranquillamente, tanto è, a parte Franco Simoncic, insomma, che anche i suoi conferimenti a Stregna comunque sono stati tutto sommato abbastanza bassi, ok? Come comproprietario. Ma la stessa azienda Dugaro di Dughe, cioè loro hanno, cosa hanno, 35 ettari o 30 ettari nella... Loro non hanno niente all'ASFO, loro sono le aziende che prendono in affitto dall'ASFO le superfici. Lo stesso discorso è per l'azienda Saligoi. Loro sono arrivati lì con 15 ettari, hanno tolto tutte le loro superfici conferite all'associazione fondiaria, anzi hanno preso in affitto le superfici dell'associazione fondiaria. Questo è avvenuto. Ma quello è positivo come roba. Ma cioè, non è che io non vedo assolutamente l'associazione fondiaria come la panacea. Chi ha i suoi nuclei per andare avanti, che lo faccia, anzi noi lo stiamo incentivando. Bene, dai, credo che con questa conclusione possiamo salutarci e vederci lunedì prossimo, va bene? Il 24 c'è quel... Ah no, un secondo, no? Allora, è lunedì prossimo o martedì prossimo? Un secondo che apro il calendario qua. Beh, uno è il 24. Il 24 è l'incontro, in teoria, dell'ASCO. Io mi ero segnato pure la data lì. Ah, no, il 24 è mercoledì, la mattina. Sì. No, intendevo sì, quello del primo... siamo il 22. L'evento. Oggi l'evento, no? Quindi il prossimo incontro plausibile è o l'1, che è lunedì, oppure il 2. Io direi di riprendere il martedì. Martedì meglio. Martedì. Ok, quindi ci ritroviamo martedì 2 marzo. Tutti a posto? Tutti d'accordo? Sì. Ok. Franco? Sì, va bene. Bene, Zambon. Ok, Paola? Ma un pomeriggio? Sì, sì, sì. Martedì alle 17. La mattina, sì, ok. Come si dice? Paola, ma questa settimana qui, mercoledì oggi 24, è... 24. No, non è il 24. No, mercoledì, sì. 24 febbraio c'è un webinar dalle 9:30 all'1 della Regione Piemonte stanno facendo degli stati generali delle associazioni fondiarie. Quello lì è quell'incontro lì. Io parteciperò, insomma, anch'io, come uditore. Bene, Renato, hai acceso il microfono? Sì. Prego. Per salutarvi. Dai, mi permetto di segnalare, perché per modestia la Bassi non lo farà mai. Noi in realtà c'è un quello intervento del CAI, che ci sono una serie di interventi appunto per la questione della gestione montana,
E secondo me i due interventi più interessanti sono proprio martedì 2 marzo alle 20:30. Si parlerà di zootecnia alpina con Stefano Bovolenta, che è il prof, che è stato mio prof dell'Università di Udine, che in realtà segue anche la questione dell'apicoltura. Beh, documentario di Passo Pass, che è un progetto Interreg, che ci saranno Ivo Pecile e Marco Virgilio. E il 9, appunto, in cui parlerà la prof Bassi, e l'intervento di chiusura sui territori alpini. E secondo me possono nascere qualche spunto interessante. Che ora sono questi appuntamenti? Le 20:30. Quindi sono il 2 marzo e il 9. E il 9. In realtà c'è un intervento anche domani, sì, però non lo reputo così, dico la verità. Sì, si parla di geologia domani, di sì. Geologia, sì. Non lo reputo così affine ai nostri scopi, diciamo. Bene, dai, salutiamoci, che se no non finiamo più. Va bene, buona serata. Buona serata, grazie. Ciao.